Che bella fuga nelle fogne, eh? Ecco. Fatto tutto in metallo! Per colpa di un certo coglione che... che non stava zitto. Chissà chi è il coglione. Questa tecnica di fe è troppo bella, troppo bella. Questo stato sono resistenti agli attacchi fisici, ecco che sto facendo un po' di etere. Ecco, ora devo fare danno fisico. Peccato che gli ha tolto decisamente di meno rispetto a Fei, eh. Ah, in effetti lei ha pure una build fatta per usare l'etere. Me ne ero anche dimenticato. Vabbè, io quel simbolo non l'ho neanche visto, Ruby, quindi... No! Ho sbagliato strada! E mo' arriva un altro, e mo' ne arriva un altro! Ecco... E come mi sei in culo? Guardalo! No! No! Io me lo sentivo che dovevo girare a sinistra! Che palle! Che poi non possiamo neanche fuggire! È diventato Dragon Ball! A questo punto facciamo così, no? Ah, ok, ho fatto la cazzata io, vabbè. Capita anche ai migliori. No, non usano etere, ecco. Ok. E qua. Vabbè, poi che vado pure a controllare. Perché pensavo che c'era un forziere là, invece non c'era manco il cacchio. Non ce la fa proprio. Oddio, purtroppo non ho letto che cavolo c'era scritto. Molto la tecnica elementale qua. Sì, non avevo letto. Sono sincero, ecco un forziere. Ma ne vale la pena tornare indietro e rischiare di farsi prendere? Ovviamente no, un oggetto di merda. Te pareva che succedeva sta inculata. Mi sento perennemente preso per il culo. Ma veramente tanto. Ma proprio d'un botto. Ok, qua bisogna fare l'attacco fisico. E la Madonna, 1500.
che poi non danno un cavolo di punto esperienza. Ma quello perché i giapponesi sono stati furbi, no, avranno pensato. No! 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 Adesso sto giocando a Super Mario! Non devo cadere di sotto! Cerchiamo di non precipitare. Lo auguro. Altro forziere, altra trollata. No, dai. E ora mi fido dei giapponesi. Ah. Prima si combatte e poi si apre il forzierino. Buonasera, Black. Buonasera. La tua difesa è tereggio. Porchiamo un po' le mie talpe. Ah no, me l'ho dimenticato, raga. Questo è il meteorite di Zhongli. Che poi ha tutto anche quasi un cavolo. L'ha ripreso. Ah, l'hai ricominciato proprio, Black. Faccia mia. Io ce l'ho, però lo devo ancora iniziare. Elmo piumato. Se servirà qualcosa. No, 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 no. Mamma, ce l'abbiamo fatta. Siamo usciti da queste fottutissime fogne. Ah, safa. Assafa. Ah, ecco, mi ricordo, mo. Io so dove siamo, però non vi dico nulla adesso. Questo è il livello dei cittadini di prima classe. Qui vivono i solariani chiamati Gazelle. Seguimi. Le guardie robot potrebbero catturarti se entri lì dentro. Non preoccuparti, questa è casa mia. Ah! Questa casa è enorme e tua, pure ricca. Guarda là, mo. Beata lei. Già, dai, entra. È casa sua. Beata lei, oh. Quella è la madre. Medena, la madre di Ellie. Buonasera, Kylian. Buonasera. Stai, come sono felice, stai bene. Quelli dell'esercito mi avevano detto che eri dispersa in azione. No, madre, non è vero. Guarda, io sono viva. Madre, dov'è mio padre? È ancora madre. In palazzo. Credo che tornerà presto. Ora non fai ridere. Scusate. Ho interrotto una cosa toccante, mi sa. E lì, chi è questa persona? Lui è uno delle forze speciali, proprio come me. Però è stato promosso da poco. Prima era un cittadino di terza classe. È grazie a lui che sono potuta ritornare. Giusto, Fei? Cosa? No, cioè... Capisco. Deve essere per questo che è vestito come un abitante della superficie. Ma... Ellie, perché lui, a differenza di te, non sta indossando l'uniforme delle forze speciali? Perdonami, devo consegnare un rapporto, perciò Fei, vieni con me. Allora andiamo a fare le cosacce in camera. In camera mia. Manco un abbraccio, vabbè, questa è anche una cosa un po' proprio alla giapponese.
Questa è la mia stanza. Ah, finalmente posso rilassarmi. Ah, intanto si vede lì un poster di Ellie. Va bene così. Ecco. Questo posto è enorme. Deve essere il più grande della casa dell'anziano del mio villaggio. Dopo tutta questa corsa sono sudata. Adesso mi faccio una doccia. Ah! E vai, vai. Momento croccante. Hai un bagno in camera tua? È una cosa normalissima. Cioè, raga, quella è la doccia. E mica... Cioè, raga, la doccia in camera. Quando è che la smetti di fissarmi? Cioè, si sta... si è sfogliata? Ok. Ehi, Ellie, quella era tua madre. Ah, fai tutto tranquillo, mentre quella è nuda a lavarsi dentro di lui. È cambiato anche il disegnino del dialogo, eh. Faye che dice che la mamma è proprio una bella donna. È brava Faye, è la MILF. Sì, è vero. Ma tu non le assomigli molto. Assomigli a tuo padre? Questa mi sa che è una domanda che era meglio non farla. Non l'hai ancora notato? Notato cosa? Il colore dei miei occhi, della mia pelle e dei miei capelli è diverso da quello dei solariani normali. Non ci ho mai fatto caso, davvero? Molto tempo fa, quando io ero ancora una bambina, avevo una tata. Era così gentile con me, ma lei era un abitante della superficie. Ed i cittadini di prima classe raramente li frequentano, ma la tata viveva a casa nostra e si prendeva cura di me. Aveva perso suo figlio quando era nella zona dei cittadini di terza classe. Fai il savoir-faire di una pietra con le donne. Ecco. Ma lui lo vede proprio bello tranquillo. Mio padre provava pietà per lei e la tenne sotto la sua protezione ancora prima che io nascessi. Ah, ok. Il papà ha ingravidato la tata? Ma non parlò di lei mai a nessuno. Perché? Mio padre si preoccupava per il mio aspetto. Ed aveva una buona ragione per farlo. Aveva avuto una relazione con lei e nacqui io. Ah. E per salvarsi la faccia mi adottò. Ma non dovrei, sono sicuro che non ti interessano queste cose, scusami. Ora avete capito perché poi... Vabbè, lì avevo questo cavolo di limitatore. Non preoccuparti. Portando questa cosa del colore dei capelli. Il colore dei capelli. Ora tocca a te. Ah, beh, Nelly, mi metto nudo davanti a te. Quale problema? No, grazie, non ho tempo per farmi la doccia. Devi rilassarti. Non hai spesso un'occasione come questa. Dai, per favore. Oh, va bene, se insisti. Avresti dovuto darmi retta da subito. Ah, l'emancipazione femminile. Poi come mi sento? Ah, Ellie invece guarda proprio direttamente. Qual è il problema? Sì, noi non possiamo guardare lei, però lei può guardare noi, giustamente. C'è una differenza abissale tra la vecchia vasca da bagno di Doc e questa doccia. Ma smettila, smettila di guardarmi. Non preoccuparti, non ti sto guardando. No! Ah no, guarda che bellissima. La sto solo sistemando, com'è la temperatura? Ehi, sto bene, ed ora vattene. Ah, ma allora anche Faye ha una parte carina. Ha una parte da lolli. Si sono invertiti i ruoli. Assurdo. Mi sento rinfrescato. Ora cosa devo fare? Non c'è più tempo per riposarsi. Sì, ma in realtà non vorrei. Ma non c'è altra scelta. Hai qualche buona idea? Il terminale d'accesso al network che si trova nella stanza di mio padre. Una volta lo toccai e si arrabbiò. Ci sono molte informazioni in cui possono accedere solo pochissime persone. Si sta ribaltando la situazione. Allora, grazie ad esso possiamo scoprire dove si trovano Bart e gli altri? Spero di sì. Ma mica posso rientrare in questa doccia. Ah, ok. Siamo entrati tutte e due insieme. Non ponetevi domande, per favore. Ecco. Ma di qua si esce, cioè, ci stava il salvataggio. Sì, eccolo qua.
Tanto sapevo che io caffè gusta di più la banana che il budino. Ah, come te, Rubbe? Vincent, ma queste cose si fanno dopo il matrimonio, eh? Tu invece puoi correre subito. Ok, dai, possiamo uscire da qui e andare verso la stanza del padre. Oddio, ciao, quasi... Tzu. Uè! Grazie mille, Guramaco, grazie mille, carissima, per la sub. Grazie mille per i 6 mesi. Grazie, carissima, grazie. Grazie per il supporto economico. Come la va? Un nipa anche a te. Ellie, sono così felice, fatti vedere. Tuo padre continuava a dire che saresti tornato. Io avevo quasi perso ogni speranza. Madre, vuoi restare qui per un po' di tempo? Questa volta dovresti riposarti e rilassarti. Tuo padre sarà così felice. Sì, lo penso anch'io. Dai, andiamo a pranzo, lo preparerò molto gustoso. Fe, ti piacerebbe unirti a noi? Ellie non invita mai i suoi amici qui. Sono contenta che tu sia qui. Amico? Friendzone? Beh, io vado a fare compere. Voi mettetevi a vostro agio. Grazie, signora, per lasciarmi solo con sua figlia. Grazie mille. Beh, è molto aperta, a dire. Mi invita a nozze la mamma. Grazie. In realtà noi non faremo questo, bensì andremo a investigare. Oddio, ma questa che cacchio è? Ah, la... Ok, la domestica. Pensavo che lei fosse passata a miglior vita. Il padrone ne sarà felicissimo. Ah, già, c'è un regalo per lei da parte del padrone. Ricevi Asta Psico. Trattate bene questo oggetto. Ok, una nuova arma per lei. Bello i regali del padre, no? Regala le armi alla figlia. È anche bello potente. Bello. Tu sei d'attacco. Dove, un attimo. Dire dove cavolo si va. Ma non siamo in un hentai qui, capito, Ruby? Vorresti? Siamo nel posto giusto? Sì. Aspetta. Ma non si fa nulla con sta valigia. Se riusciamo a penetrare nel sistema di sicurezza del palazzo accedendo a questo computer, quindi probabilmente la password ha qualcosa a che vedere con me. E la IM. La password non è quella giusta. Proviamo a scriverla al contrario. Oh, bene, ha funzionato. Ci sono 19 messaggi non letti. Dovremmo poter arrivare al posto dove si trovano tutti, passando per un tubo di raccolta dei rifiuti che si trova nel livello dei cittadini di terza classe. Ma bello! Dobbiamo ritornare all'inizio e vai. C'è tutto sto casino per scoprire ciò. Ora sappiamo dove sono. Presto, sbrighiamoci. Ellie, dov'è che vorresti andare? Che stai facendo, Ellie? Anche la faccia è bella incazzata. Ti avevo già detto di non venire qui a toccare quel computer. Chiama la sicurezza? Vai. È entrato un ladro in casa mia. Sì, venite presto. Ah. Proprio un pezzo di merda. Fe, non è un ladro. E allora che cos'è? Un uomo che non conosco che si trova nella mia stanza. E tu mi vieni a dire che non è un ladro? C'è un motivo. Ti prego, non sparargli. Fe vuole solo salvare i suoi amici presi prigionieri. E sono anche amici miei.
No, anche se lui è un tuo amico, non posso lasciare che un abitante della superficie si introduca nel palazzo. Benissimo, allora anch'io sono una traditrice. Avanti, sparami. Az, no, tu resterai qui adesso. Spostati, Ellie. Sai come vengono puniti i traditori, anche se sono cittadini di prima classe? Sarei al sicuro se uccidiamo gli intrusi che sanno di noi. Sono preoccupato per la tua incolumità. Tu menti. La verità è che odi essere in una situazione compromettente. Non è proprio per questo che hai voluto che io facessi parte di Jagend. In realtà, tu non volevi che nessuno vedesse tua figlia. Perché io sono per metà un abitante della superficie. No! Ha schiaffeggiato la figlia. Che pezzo di stronzo. Ah, dici la password al contrario, Clarian. Non posso credere che tu lo pensi ancora. E come osi dirlo davanti a tua madre? Non voglio vedere un padre e una figlia di litigare a causa mia. Non vi darò più problemi. È vero, sono qui di mia spontanea volontà. Sono un intruso, adesso me ne andrò e tutto si aggiusterà. Con la M finale e la I. Ellie, non dovresti dire quelle cose davanti a tua madre. Non so qual è la verità, ma lei è tua madre, non una sconosciuta. Mi sbaglio forse? Che poi la madre se n'è andata subito. Ma se mi vuole sparare, sappia che non mi arrenderò facilmente. Che cazzo ha fatto? L'intruso è scappato, adesso esci di qui. Ci vorrò un po' prima che le guardie arrivino. Puoi anche essere un intruso, ma la verità è che l'hai protetta. E protetto mia figlia, se ti sparassi sono certo che la perderei. Fammi andare con Fei. No, non posso lasciarti andare. Ma... va bene così. Adesso questo è un problema mio e dei miei amici, non vi daremo più fastidio. Andrò da solo. Ellie, questa volta lascialo l'esercito. Grazie di tutto. Sarà un addio? Io credo che possiamo tornare indietro direttamente. Ah, sembra l'azzo nemico della situazione. Purtroppo per vedere le traduzioni italiane e inglese questa cosa della password si è persa, ma in giapponese era molto più chiaro. Ah, ecco, perché non abbiamo capito un cazzo allora. Non sei quello della cerimonia? Sei in arresto, entra là dentro. Cosa vuoi farmi? Come sospettavo, non sei nulla. Ma! What? Il doc! Ah! Ho visto l'immagine di Bart sull'ornovisione nella cerimonia. L'hai vista anche tu, doc? Sì, ma non ho visto nessun altro di voi. Allora vuol dire che il doc non è un traditore. Poco dopo... per te è sempre sus. Poco dopo ho udito che c'era un intruso al secondo piano della zona di Arabot. Ho sospettato che fossi tu e così ti ho aspettato qui. Dopotutto non ho udito della cattura di nessun altro intruso. Come sapevi che io sarei venuto qui? Il miglior modo per introdursi nel palazzo è attraverso il condotto della polvere e per tornare al terzo piano uno deve passare per questa torre. C'è una cosa che continuo sempre a pensare. Non credi che dovresti essere un po' più furbo? Quando ci si infiltra dietro le linee nemiche la cosa basilare è di essere invisibili. Le Sandlock mi ricordano spesso i Mystery Dungeon. Magari si saranno ispirati. Cosa è successo, Ellie? Non è con te? Ellie è tornata a casa. Non dovrebbe avere nulla a che fare con noi abitanti della superficie, davvero. Ha dei genitori così meravigliosi. Capisco, sì, credo che per lei sia la cosa migliore. Allora, andiamo al condotto della polvere. Fei, ora resta vicino a me. Perché voi vi ricordate, no, che passando si muore.
Questo dovrebbe non far rilevare la tua presenza. Ma nessuno si sta ponendo una domanda. Come mai il doc ha funzionato? Come hai fatto a passare? Secondo Ellie possono passare solo i militari e i cittadini di prima classe. Ecco, devi sapere, forse l'ID di quando ero nell'esercito è ancora esistente nella banca dati. Cioè, i computer di Solaris sono così scadenti. sì, certo. E sus? Sì, a voglia. Dimenticate che qua ti porta in questa stanza che non puoi fare niente. Meravigliosi proprio quei genitori. Col padre che la mena. Ma magari vuol dir bene per sua figlia. Si mena sempre, ci dà sempre due ceffoni per il bene di qualcuno. Certo che potevano evitare però di farti rifare tutto questo percorso all'indietro, che due palle. E rieccoci qua. Tutti i nostri destini sono uniti tra di loro. Sono le persone scontente come lui che ci fanno punire tutti. Ah, beh, dicono le stesse cose. Sì, non dice, dicono nulla di che. Allora. Dovrebbe salvare, in effetti. Sì, era qua. Si dorme anche in automatico. Meglio così. Beh, vai al condotto per la polvere. Lo so, Doc, un attimo. Manco il tempo di sciacquarmi la faccia. Ti ho velocizzato un po'. Purtroppo molti giochi dell'era PlayStation ci mettevano veramente una vita a caricare i vari blocchi della memory card, specialmente poi se erano strapiene. Nemmeno il tempo di un bidet, e che cos'è? Credo, ma ti ricordi che il bidet non è che lo fanno ovunque, eh? Cioè in diversi paesi, almeno da noi, il bidet lo fanno direttamente quando si fanno la doccia. LOL. Ricordo per esempio durante una gita scolastica, no? Però io non sono mai andato in questa gita, sono sincero. Però me l'hanno raccontato che erano andati a Londra, no? E praticamente uno, per farsi il bidet ed evitare di farsi un momento la doccia, praticamente si metteva il popò nel lavandino, con un dito si lavava, ragazzi. Avanti e dietro. Raga, la creme della creme. Ok. E adesso andiamo ai condotti della polvere. Bello, qua non so perché mi ricorda molto la zona dello scarico dei rifiuti di Star Wars, esteticamente parlando. Probabilmente potremmo entrare con questo interruttore. Per attivare il sistema d'aspirazione serve la carta ID. Prego, inserire la carta. Mo? Come facciamo? Non è un piano? No, temo di no. Ho pensato che avremmo escogitato qualcosa. Oh no!
Guarda che è arrivata. Cosa? Sì, credo. Vai, prepara il pane e spalma questa Nutella gustosissima. Anzi, sembra più che Nutella, è tipo la crema da spalmare pan di stelle, no? Quella crema che tu quando te la mangi senti piccoli, tanti piccoli biscottini pan di stelle sbriciolati all'interno. Amore, ti ha fatto dire fame? Sì. Ecco, mentre stavo piangendo, mia madre è venuta e mi ha detto: vai con loro. Oh, ok. L'hai convinta così. Ellie, penso che dovresti vivere la vita secondo la tua volontà. Se le persone a te care sono in pericolo, non puoi abbandonarle. Mazza, complimenti alla madre, bella moderna. Madre, scusami per quello che ho detto prima. Lo so, ma non c'è dubbio che tu sei la mia bambina. Non importa quello che succede, tu rimani il mio tesoro. Ora dovresti sbrigarti. Ti voglio bene, mamma. Oh, i feels. Ah, la sto controllando adesso. Cioè, provate a parlare un'altra volta. Sbrigati. Va bene, andiamo. C'è pure il padre. Carta d'accesso. Poter scegliere ed intraprendere la propria strada. Che poi non ho avuto neanche il tempo di leggere tutto. Non poterlo fare vuol dire non essere umani. Sembra che la polizia militare sia arrivata. Le guardie imperiali, perché siete qui al posto della polizia militare? Che state facendo? L'intruso è scappato. Mia figlia non ha nulla a che vedere con tutto ciò. Non posso, Lord Eric. Ci consegni sua figlia. Sono gli ordini di Lord Crelian. Eccala. Cosa vuole fare con mia figlia? Cosa? Vuoi dire Gazel? Non c'è motivo per cui lei lo debba sapere. Prendetela. Lasciate stare mia figlia, altrimenti... Cosa, Lord Eric? Siete impazzito? Sono perfettamente sano di mente, lasciatela stare. Gli ordini di Lord Crelian sono gli ordini dell'imperatore. Capite cosa accadrà alla sua classe se dovesse disobbedire a quest'ordine? Sarà degradato a cittadino di terza classe. Lo so, ma anche se questi sono gli ordini di Crelian, non permetterò che mia figlia diventi una cavia di gazelle per i loro esperimenti. Ellie, vai via, penserò al resto. Allora, avete visto? Allora i genitori sono buoni, non sono pezzi di merda. Il ministero. Anche mio padre l'ha detto. Cos'è il ministero? Non è il ministero. Non è il ministero della magia di Harry Potter, eh? Magari fosse quello. L'imperatore può baciarmi il culo. Ah, bello il doc che ha detto. Lo scoprirai. Faye voleva andare ad aiutare i genitori. Lei dice di no. I miei genitori se la caveranno, le loro imprese militari dovrebbero proteggerli. Se necessario tornerò indietro dopo che tutti saranno in salvo e le cose saranno sistemate. Andiamo. Potrebbe accadere qualcosa a loro mentre noi perdiamo tempo a parlare qui. Sono preoccupato per la famiglia di Ellie, ma suo padre ha rischiato la sua vita per darci questa carta. Dobbiamo andare. E in questo sudicio posto... Datemela! Cosa non darei per avere la mia vecchia vasca da bagno in questo momento? Non sei d'accordo, Faye? Ecco. Non ha capito perché sono a ridere. Perché Faye aveva criticato la vasca. Se ti ricordi. Ecco, vabbè. Sì. Ah, devo un attimo. Bisogna mettere. Oh! Oh! Siamo stati risucchiati. Dalle stelle alle stalle. Che? Cos'è questo capolavoro santo. Di mamma mia, cosa cavolo ho appena visto. E fa male sì. Fa male sì. Ora vediamo un po'. Che si passa da qui. Ah, questa è una scala.
Madonna mia, ma ci mettono un attimo a salire le scale sti tizi. Aspetta, ma succede qualcosa se mi butto? Ah, ok. Oh, fammi ricaricare, va. Io per questo ho salvato. Purtroppo avevo perso degli HP abbastanza preziosi. Tornate un secondo. E mo come cavolo? Aspetta. Ah, bisogna spingere. Pensa che ho fatto la cazzata a buttarmi. Per pochissimo non siamo diventati spazzatura. Ah. E ora si deve rifare tutto il percorso. Ah. Perché dovevo afferrarmi a quella scala, capito? Ecco, vedi? C'è una porta qua. Stranamente non ci sono combattimenti, non è che me li so chiamati. Probabile, eh? Ok, vediamo un po' dove cavolo siamo. Poi c'è un forziere. Dicevi bistecca. Buono. Molto utile, eh? Veramente molto utile. Ah, ecco, mi pareva strano. No! Sinceramente mi sarei aspettato molto più danno da parte del Doc. Che vuole una bistecca a sangue ora. Ma ne sei proprio sicuro, Ruby? Di volere una bistecca? A Solaris, intendi? Chissà. No, ma vaffanculo a me. Ma non danno proprio punti esperienza. Ma è assurdo. Cioè ma vi rendete conto? Cioè, veramente fuori di testa sta cosa. Giustamente all'uscita. Capito. Guarda che figata!
A to. Sì, ma danno tutti poco. Cioè, a questo punto boh, penserei di fuggire, che non ha proprio senso combatterli. Sì, è vero, Shitan ha problemi di equipaggiamento, ma proprio pesanti. Quanto ha di attacco? Ma attacco 68. Miseria. Si è messo così di merda. Metto giusto un po' a difesa, però deve essere sincero, mi aspettavo un attacco. Mamma santa, siamo messi proprio una merda. Vabbè, poi si vedrà. Ora ci sta una parte qui fantastica. Mori, non ti dico niente. Guarda qui, io che ci sta paura. Questo mi fa ricordare che sono affamato. Ah, mo serio al momento? Hai capito che cos'è questa? Mi fa ricordare che sono affamato. Cos'è? Amore, è cibo, amore. Vabbè, qui. Fin qui mi cibo, trovo. Sono cibo in scatola, mo. Vedi? Ok. Non mi fa fare altro, no. Ah, no, aspetta. Okay. Wow, qui c'è del cibo. Facciamoci uno spuntino. Hai ragione. Non sappiamo che cosa accadrà, quindi meglio non chiedere troppo. Che mi dici di te, Doc? No, sto bene, grazie. Sei sicura? Allora, se vuoi scusarci, mangiamo. Itadakimasu. Cos'è? Cos'è sto brutto rumore? Oh, stavano mangiando. Ehi, sono pieno. Allora, andiamo. Ok, fin qui mi trovo. Ho sentito un rumore brutto, però vabbè, non è nulla di che, sono loro che mangiano. Spero che stendiamo anche sto cazzo di elmo piumato. Vabbè, proseguiamo. Adesso arriveranno a loro un cagotto potente. Ma magari fosse il cagotto potente. Amore, guarda con attenzione questa parte. Già dalla musica si può intuire qualcosa. Ok. I nemici che arrivano ci aumentano la suspense. Sì, sì, ma noi ora fuggiamo subito. Questa è anche una risposta a quello che tu mi dicevi, no, che volevo mangiare a Solaris. Questo è ciò che abbiamo mangiato prima? Capisco, il cibo che mangiamo viene fatto qui. Non sei obbligata a mangiare, credo. No, sei obbligata a mangiare. Ah, ok. Vedete, qua non si... Il nuovo oggetto è strano. Scaricamento oggetto. Dannazione, non possiamo proseguire. La sala di controllo del sensore dovrebbe essere là. Se spegni il rivelatore di oggetti strani, dovresti essere in grado di proseguire. Ogni volta che salgo le scale, il combattimento è in quel preciso punto. E non le affronto, raga, è inutile. È veramente inutile. È veramente inutile. Bistecca op, va bene. La bistecchina, secondo me è tutta carne umana. O è troppo banale. Inserire codice. E mo qual è sto cazzo di... Ah. Cioè non sei dorendo tutto un forziere. Abbiamo indovinato? Ricevi Pepita. Ma com'è possibile? Scusate. Inserire codice. Ma dove si trovava sto cazzo di codice? Thank you.
aspettano delle scale qui, aspetta un attimo. Aspetta, no, non si... Ah, forse ho capito dove bisogna andare. Un attimo. Oddio, ma che cazzo è questo? Cioè, l'abbiamo trovata qui, raga. Dorothy! No, porca cotoletta! E poi rimangono in confusione. Ecco. Meno male siamo riusciti a scappare. Meno male. Ci serve la combinazione. Vediamo un po' di ottenerla in qualche maniera. A carne di agnello, tra virgolette. Beh, può essere che per agnello si intende quello. Beh. What? Eh sì, combattimento. E Dorothy ti ricordavo più carina. Ecco, solo così si poteva proseguire, vedi? Non si vede un cavolo. Ok, ma dove cavolo si va? Ah! Amore, la carne è lì. E lei là, c'è la carne che viene poi tritata, no? Sì. Macinata, diciamo macinata, ma la carne viene macinata e è compattata in scatoletta, no? E sì, qua in fondo che c'è? Vabbè, è la carne, giustamente. Carne umana, vedi, ci ho azzeccato. Carne umana, ragazzi, è carne umana. E perché tu buon dici appetito. Che... E perché tu dici che carne umana? Cosa te lo fa pensare? Ne sei proprio sicura? Beh, penso sia una cosa scontata. Oh, quasi torno indietro, porca di cotoletta a me. Meno male che ho salvato. Posso saltare qua sopra? No? Sì, metal. Neppure nemmeno. Ma siamo tornati... Siamo tornati indietro, sì. Scusa un attimo, come cavolo si prosegue? Aspetta un attimo, devo controllare qua. Ah, ok, ok. Forse la carne umana è troppo banale. Che ne pensate? Magari mi sto inventando tutto. Carne hob. C'è tanta suspense per nulla. Io non ci credo che te lo sei inventato tutto. Aspetta. Specifiche codice. Luce accesa 1, luce spenta 0. Hai capito che ha detto? Luce accesa 1, Sì. Seleziona solo il codice della riga superiore. Seleziona da 1 a 4. I risultati del calcolo nella riga inferiore. Mamma mia. 0101. Codice di sblocco scanner oggetti estranei. Codice di sblocco oggetto 1001. Codice di sblocco oggetto 211. Avete capito tutto, vero? Come magari sono di ciucciù? No! Tante ciucciù da sgranocchiare. Meglio della carne spam. Orfano! Questa l'avevo visto nelle fogne, se vi ricordate. Molto, molto tempo fa. Oh, non riusciamo a scappare. Devo veramente affrontarlo? No.
proprio. Infatti, ha fatto una bella domanda, Glenn. Che vi ricorda quest'orfano? Forse. Però bisogna insegnare ora la combinazione. Ma qua è un bel casotto qui, eh. Mio Dio. Come se mi cercare di avere tutto uno, fai una cosa, aspetta. Ah, forse ho... Aspetta. Ok, penso di aver capito. Allora, è così. Ottimo. Sì, ho messo la combinazione prima 1-1-1 e poi 0-1-0-1. Praticamente quello che c'è sopra toglie sotto, raga. Ora possiamo finalmente passare. E si combatte ancora. Grunfate che cerca di essere allattato. Hai letto? Forse carne di feto? No, amore, lui parlava nello specifico di quello che abbiamo affrontato. Lo so. Per Però se stai in un posto come questo... Guarda. Potrebbe seguire. Chissà, che tipo di carne è questa? Umana, bella. Sapete mia. Una cosa? Non mi va di sapere come l'hanno fatto. Aspetta, Faye. Hai mangiato quel cibo. Considera ciò che hai fatto quando aprirai quella porta. Quindi lui sa... Perché non ha mangiato, secondo te? Però poteva fermarli. Poteva fermarli, scusa, che cazzo. Cosa dovrebbe esserci là esattamente? Vedi con i tuoi occhi. Ma poi uno si chiede, come fa a sapere tutte queste cose? Stronzo lui però che non ce l'ha detto. Ora guarda. Vediamo. Guarda che cazzo arriva.
Eh sì. Li sta per vomitare. Che diavolo è? Guarda, gli è venuto un flashback. Ah. Il sistema Soylent, il laboratorio per gli esperimenti sugli organismi ed il relativo impianto di eliminazione, il tutto è sito in Solaris. Assieme allo stabilimento di produzione del cibo e dalle medicine atte a mantenere attivo il sigillo detto limitatore. Anche i mietitori di agnelli di Acuvi sono creati qui. Ellie, ricordi le parole di Dominia mentre eravamo a Shevat? Ecco la risposta. La gente del suo paese natale è servita come nucleo di base per la creazione dei Wers, il piano M. Furono usati in quel modo a causa delle loro peculiari abilità. Lei è l'ultima sopravvissuta. Ellie, tuo padre Eric, era il supervisore di questo impianto. Egli era coinvolto nelle ricerche con il padre di Maria. Non essere ridicolo, mio padre non avrebbe mai preso parte ad una simile impietà. Naturalmente, Eric provava forti sensi di colpa, così prese molti abitanti della superficie sotto la sua protezione come cittadini di terza classe. Poi si dimise, ecco perché ora è nel personale amministrativo delle forze speciali. Capito, amore? Si sono mangiati i Wells senza saperlo. Ecco. Riprenditi, Faye. Riprenditi e dai un'occhiata di là. Questa è la realtà. Andiamo. Però poteva fermarci, cioè dirci tu subito sta cosa, ma vabbè. Avrebbe colpito... cioè avrebbe colpito di più se fossero stati umani, vabbè. Poi magari poi sarebbe stato troppo banale, Preferivo la mia versione, carne di feto. Definisci la parola umani. Rubi lo vedo sempre più confuso. Così confuso da colpirsi da solo. Oh. Madonna! Avete capito? Quello lì era ancora vivo! Vabbè. Come se la cosa non... Senti come urlano! Che figli di puttana! Terminare la vita delle persone e poi consumarne la carne. Questo è ammissibile? No. Avete sentito cosa ha detto? Terminare la vita delle persone. Delle persone, raga. E poi consumarne la carne. Magari veramente hanno mangiato carne umana? Chissà. Ma sono fuori di testa forte questi di Solaris. Cioè, sto per interagire alla porta, combattimento. Cioè, ha fatto 4 passi. Ha fatto 4 passi in croce. Ah, sì, il film che hai consigliato. Non mi dire che c'è una tematica similare. Ah, l'inglese intero originale era Solent Green. Quindi Xenogears. Ok, si è basato su questa. Su quest'opera allora. Intanto continua a ciucciare il pene di Faye, ma nessun problema. Ah!
ne riparleremo. Umani come Feshitar geneticamente modificati. Quello è il cibo che si mangia tutta sola, se ho capito bene. Dovrebbero essere tutti Wells a sto punto. E chissà quante altre cose scopriremo. Proprio tante. Sta live sarà di fuoco. E so anche il perché. Cioè, quello che abbiamo visto era soltanto la punta dell'iceberg. Per te ogni cosa è solo la punta dell'iceberg. Vabbè, in realtà lo dice pure Krellian, me lo dico solo io. Proviamo qua, è un bel casotto. Dove cavolo siamo? Questa è una parte bella grande. Sto cercando un attimo di vedere una mappa che c'ho. Anche se sta cazzo di mappa non è che sia fatta proprio a modino, Sei proprio, proprio sincero. Ok, qua sono dei forzieri, non possiamo entrare. Andiamo di qua. Sì, ragazzi, qua secondo una mappa è che ci sia un oggetto molto importante da prendere. Devo assicurarmi di prenderlo al primo colpo. Ma purtroppo ci sono una serie di combattimenti frequenti, ma allo stesso tempo pure inutili. Ti danno proprio un cazzo di esperienza. Cioè, che cazzo succede? Combattimento obbligatorio? Ah no, siamo riusciti a fuggire. Ma aspettavo. È boh, non lo so. Dicevi Aqua Sword X? Ma penso che siamo. Aspetta. In particolare, immagino. Ok, è tipo una sala server qua. Si può salvare. Ma quanti punti di salvataggio? Non ci può interagire, tipo. Sarebbe figo se li puoi interagire entrambi e magari puoi salvare la partita anche così. Invece no, solo quella. Va bene. Che cazzo sto facendo? Che cosa assurda, eh? In realtà mi ha più scioccato il fatto che ci sia una fabbrica di punti di salvataggio piuttosto che della card. Io in realtà mi aspettavo qualcosa di ancora più grottesco, devo essere sincero. Cioè, questo fa capire che provengono da Solaris questi punti di salvataggio. Magari per prendere le nostre informazioni. Ah, qualche pannello interagibile. Fammi controllare un attimo. Facciamo. Qua ho voluto velocizzare un po'. Contro un attimo. Che pannelli interagibili. Che io. Ah, è vero. Oh, raga, ma io ogni volta clicco sempre nel punto sbagliato. Ma è incredibile. Che ho cliccato altrove. Cos'è questo? Dati dei cubi di memoria. Questa è la cosa che di solito usiamo per salvare. What? What?
Che è rottura della quarta parete. Le informazioni di tutte le persone che in ogni parte del mondo hanno avuto accesso ai cubi di memoria ora vengono inviate qui. Questo impianto è il centro di controllo dell'integrazione. Ma cosa serve? Oddio, ti ricordi quando sanno sempre dove stiamo, no? Non è che prendono informazioni tramite questi cosi? Tu che dici? Beh, può essere, no? È l'unica spiegazione plausibile. Guarda, su questo non ti rispondo. Ok. Ragazzi, sto un po' velocizzando queste parti, perché onestamente... Ok. Guarda qui che cazzo ci sta. Guarda. Ma da quanto è grande? È un gear. No, guarda, la superficie dell'armatura non è divisa in segmenti. È come il gear di Bart, Andvari. Quindi è un omni-gear. Ah... Ed anche come il gear che si trova a Shevat. È un omni-gear. Ma questa cosa è enorme. Sì, pare essere circa 3 volte più potente dei nostri gear. Che bello. Dunque, questo è l'omni-gear di Solaris. Ho come la sensazione che lo affronteremo, mi sa. E come riposa bello, sembra tipo un vampiro. Oddio mio. Questi chi sono? Esperimenti umani? Non possiamo interagirli, no? E là, da quanto tempo? Sono io quello che aveva quel cane a Kislev. Potrei pure apparire così, ma il cane sta bene. Per favore, non pensate di farmi uscire, anche se sono ancora cosciente, alla fine io... Ora, ammetto che sto tizio non è che me lo ricordo proprio tantissimo, eh? L'ascensore è bloccato. Io però ricordo... che qualcosa si poteva fare. Che poi se ci fate caso... Cioè, ci sono tipo quegli animali umanoidi che abbiamo visto spesse volte nel corso della nostra avventura e con cui abbiamo anche dialogato, eh? Però io ricordo che... una cosa... forse non si fa qua, eh? Io ricordo che si potevano liberare. Non è che ancora ho cliccato male. Ah no, aspetta. Li vedo belli allupati. Com'è possibile? Io clicco e non funziona. Scusa un attimo. Cioè, mi funziona adesso. LOL. Bau. Ah. Ma è assurdo. Quindi ne troviamo uno e ne appaiono 4. Tutto ciò ha veramente senso. Non vogliono attaccare? Attacco io. E giustamente nemici che non c'entrano un cazzo con quello che vediamo. È ovvio. Dicevi bistecca. Guarda, la mangerò con estremo piacere. Ovvio. Thank you.
Meno male che abbiamo Ellie. Meno male. Magari ci troviamo Big Joe pure qua dentro. Ecco. E lui è ovunque. Bulbo. Io mi sento come se dovessi mangiarvi. Questo fa capire che fanno gli esperimenti. Ai 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 ai. Questa me devo affrontarla, sta stronzetta. Ah, bello. Sicuro con gli attacchi fisici? Pure con... sì. Ok. Vabbè, tanto già sta con gli HP al massimo. Questa qui, ovviamente, se si cura subendo danni, fa capire che noi dobbiamo curarla, mi sa. Oh. Il problema è che con la confusione si cura sta stronza, perché ovviamente l'attaccano. Povera Ellie, dritto zitto in faccia. Ma qua è veramente un bel casotto, eh? Se si vuole riprendere il nostro doc, per cortesia. Perché solo il doc può... ah, vero, potrei utilizzare anche gli oggetti curativi, non ci avevo pensato. E vediamo, devo fare forza così. La guarigione fa danni. Ecco. Cosa è questo? Non so se funziona. Ah, non me lo fa proprio usare. Vabbè. Cioè, non è come Final Fantasy che devi utilizzare l'oggetto per resuscitare. Magari su quel magico boss, no? Dove lo puoi one-shottare. Ok, ma questo che cavolo è? Veste angelica. Va bene, lo do molto piacere a Danny. Sì, come nel 9, nell'8, ma anche per esempio nel 7, no? Anche in Final Fantasy, mi pare 10, ci stava un boss che tu potevi one-shottare, mi pare. Ma si possono evitare in qualche maniera, si stronzi? Ah no, perché tu quando interagisci col forziere mi dice buongiorno. Buongiorno a lei! Buongiorno. E si combatte. Molto educato. Ah. Fanno l'autodistruzione. Cioè, non l'hanno mai fatto e lo fanno adesso. Vabbè, facciamo così, va. A sto punto. Ti, buongiornissimo caffè, come fanno i boomer? Che tu ti svegli la mattina e ti ritrovi su WhatsApp quelle odiosissime GIF. Ecco, il buongiornissimo caffè. L'hai aperta. Avevo detto di non aprirla. La mia testa, tete. Per sbaglio l'ho anche richiuso. Cioè, ragazzi, qualcosa è diventata sta roba. Mi pare normale.
sembra normale? E poi mi sa come scliccato la tecnica. Sono come i Saiyan di Dragon Ball. Dammi veramente. E Cristo, le sto aprendo per prendermi gli oggetti nei forzieri. Ecco la nostra talpa. Ecco. No, oh, bellissima sta tecnica. Che bel feto formato gigante. Il mio cane, ti prego, prenditi cura di lui. Oh. I Fils. Cinturone. Ho preso un equipaggiamento buono. La mente di Fils, ma è mezza cagata. Cioè, io ho perso tempo ad affrontare tutti questi qua solo per avere oggetti di merda o quasi del tutto. Ora andiamo ad affrontare il nostro ultimo nemico, la Pantera Rosa. Non ha fatto ridere nessuno? Si vede che avete proprio un bel senso dell'umorismo, eh? Già. Ripeto, vedi un numero, no? Ma in realtà non ti fanno quel danno. Sono loro che subiscono il danno. Quel tipo. Ok, vittoria. Ma passiamo più un topo che una pantera. Anzi, più che altro dalla quota mi sembrava tipo quella di un... di un tanuki? Di un procione, che cazzo era? Anche se non lo è. Anzi, quello è più che altro quella coda? Bah. Chissà che cazzo d'animale è. Dopo aver posto fine alle loro sofferenze, finalmente si riprende. Dicevi Arextra più seme, coglioni. Sei qui per la transazione, no? Amo. Cioè, anzi, quella transizione, pardon, che appare quando forse arrivano le guardie di Solaris, non arrivano i Wells. Ah. Anzi, può fare... comunque, boh, se... prestiamo molta attenzione. Capiamo che questo è un laboratorio. Guardate, ci sta pure un cadavere. Quindi si vede un po' di sangue sul telo. Chissà che cazzo hanno combinato qua. Questo laboratorio del cavolo.
Era il latino dove era Fei anche. Mi sembra quello nel flash. Sì, quel flashback durato pochissimo tempo. Esattamente. C'è una descrizione della carne di Hob, ma penso nulla di che, eh. Semplicemente è carne. Infatti non dicono nulla. Semplicemente con questa cazzo di carne ci siamo curati in passato, anche se devo essere sincero, l'era di oggetti curativi ne ho usati veramente pochissimi. Ok, un bel 69 per Ellie. Carne Hob. Sì, ecco, sto raccogliendo tanta roba inutile. Come? La? La tua carne, il tuo cibo preferito. No, io sono più per il sushi, pesce crudo. Twistone, Fei e un Wells. Ecco. E fu così che Ruby non riuscì a dormire. Anche stanotte. Ok. I cavalieri della tavola savoiarda. Ecco. Di la verità, amore, non ci avevo pensato che fosse un savoiardo questo. Sistema di sicurezza blocco spento. Qua ci perdiamo. Ok, abbiamo disattivato il blocco. Sicurezza. Ma già direi che il corpo di Fei è stato fatto per metà di nanomacchine. Ma sarà veramente così? Io penso che adesso abbiamo possibilità di ottenere la roba nei forzieri. Fammi vedere un attimo. Sì. Sì, sì. Madonna, ragazzi, che cazzo di casino. Questa parte è abbastanza lentuccia. Non sta accadendo nulla di che e i combattimenti sono un po' mosci. Purtroppo. Ah, aspetta, qua mi fa. Vediamo un po' dove ci porta. Siamo ritornati all'inizio. Con tutta la carnificina che abbiamo fatto prima. Dai, ritorniamo su. Comunque vi dico già da subito che siamo vicini all'uscita. Per il vostro piacere. No! Oh! E basta! Cazzarolo, dove cazzo siamo finiti? Questo? Guarda a sinistra che cazzo c'è. C'è una specie di cane. Perché a destra il cervello. A sinistra sembrano delle gigantesche mani. Vedi. Un corpo.
Cioè un busto. Ma sono giganteschi però. Oddio, una zanzara. È una zanzara a sinistra e poi adesso un salmone. Che è la versione gigante dell'Abra con la zanzara. Sì, Jurassic Park. Se vuole vaffanculo, va. Porca puttana. Sì, ma adesso è un'anguilla, vado, raga. Mamma mia. Ma devono essere veramente fuori di testa. Ora pure di vedere cosa ci sarà. Oh madonna. Cioè io sto fermo a guardare. Il combattimento inizia lo stesso. Bellissimo. Cioè come... Cioè, stanno venendo creati. Cioè, riceva con soldi X. Va bene. Qua mo ci sta un oggetto veramente OP, eh. Però vi faccio vedere. No, io ci sto qua dentro. E che palle. Ma guardate come cazzo si stanno dimenando. Appena mi hanno visto si sono leccati i baffettini perché mi hanno visto come una salsiccia. Salve! Cazzo. Oddio, che cazzo c'è qua dentro? Ah, un altro di quei Wells. Bello. Sono riservato con cura. Come 14 scontri? Ehi, potresti aprire la porta? È semplice, basta premere il pulsante su quel pannello. Grazie. Per ringraziarvi, vi mangerò. Ecco. C'è un bel regalo, papà. Madonna, ma tutti questi combattimenti devo fare. Ah! Purtroppo devo farlo per forza, perché là ci sono oggetti veramente OP. Che palle! Tanti. Ora vediamo i prossimi. Dai, ma c'è un modo per fregarli. Ecco. Questo mi sta anche appettando. No! Però è anche vero che ci inseguono una alla volta. Forse riuscirò a prendere quei forzieri per andarcene. Io ne dubito, ma ci proverò. Eppure mi ha fatto ricordare... Che cosa? Maoli. Sì. Cosa? Aoni. Ah, per i mostriciattoli in gabbia. Sì. Oddio, ragazzi. Ecco, questo è l'oggetto P. Abilità tecniche 3. Ora. Riusciremo a fuggire dal nostro combattimento? No! Questa non ci voleva, non ci voleva. Ci voleva proprio. Oh, ma non l'avevo asciottata, caspita. Ora faccio un salvataggio veloce.
Voglio vedere se riesco ad uscire subito. Yeah. Fumo tra mutati di Wells come un esperimento. Però anche io, raga, affrontandoli tutti, percepiamo qualcosa, no? Di interessante. Quindi avete capito? I Wells sono esseri umani. Quindi abbiamo mangiato esseri umani? Sì, forse te. Forse che uno mangi la carne umana, carne di Wells, è la stessa cosa alla fine. Eh sì. Ah, conoscete Half-Life, Ruby? Non pensavo. Perché io so che a te non piacciono i FPS. Io l'ho giocato a Half-Life tanti, tanti anni fa. Anche se ultimamente mi sono molto allontanato dagli FPS. Vabbè. Nelle fogne ti sei preso buona cura di mio fratello. Oh, cazzo. Oh, ma... fuck. Oh, porca di quella puttana! Vi ricordate quello che avevamo ucciso nelle fogne? E poi ne abbiamo due. Oh, mamma mia. Non so, cazzi nostri. Oh, padre te. Cambiata pure la musica. Ma dopo quanti HP c'hanno, sti figli di buona mamma. Bene, Half-Life è considerato uno degli FPS migliori della storia. Cazzo, questo ti ciuccia tutto! Porca miseria! E mo come cazzo facciamo? Dai, ma quanti cazzo di HP? Non so se rimanendo solo quell'attacco lo faranno o meno. I Bloody Bros. Ecco, Mario Luigi versione horror. Ok, meno uno. Il problema è che io ho sempre pochissimi oggetti per resuscitare. Porca miseria a me. Ah, sì, perché sono idraulici. È ovvio. Paura dei combattimenti dopo questi, perché ce ne sono altri. E quello mi preoccupa un botto. Mordere. Madonna, io pensavo, ma vi immaginate morire qui e rifare tutto dall'inizio?
E ci hanno dato pure pochissimi punti esperienza, che è figli di buona mamma. E anche pochissimi soldi. Ma abbiamo finito? Pensa che poteva andarmene. Pensa che poteva andarmene. Però sono curioso per vedere se ci stanno altri dialoghi interessanti. Però la parte difficile l'abbiamo fatta, eh. Velocizzo giusto un po', ragazzi. Che di solito non velocizzo mai, però qua stiamo allungando un po' troppo la situazione. Sì, curiamo un po' la situazione. No, uccidere tutti penso che non serva a niente. Ma mi cagano? I Wear sono molto buoni. Che vi dite di voi? Ah, sembra che sei buono. E come gli altri, i numero 1 e 2, ne? Si equipaggia il gear. Si equipaggia il gear e fai delle tecniche speciali con meno carburante. Che sono molto potenti. E si fanno anche prima di solito. Ragazzi, sto velocizzando un po' per voi. Sapete che sembro ora? Tipo quelli là che giocano a Pokémon. No. E giocano tutti in modalità turbo. Sono un umano. Una volta lo ero. Però è interessante, avete visto? Combatterli tutti, cioè... ti danno delle piccole nozioni. Cioè, vediamo quello e poi diventa un feto. Va benissimo. Sembrate gustosi. Ok, questo non ha detto un cazzo invece. Interessante. Cazzo, cazzo, sapevo prima di aver combattuto così tutto il tempo. No! Che cazzo c'era scritto, Molly? Vado. L'unica cosa che sono riuscito a leggere in quel cazzo di dialogo è stato Wells. Oh, vado a vedere per curiosità. Vedi un attimo. Tanto troppi 69 per la poverelli. Ok, abbiamo fatto una piazza pulita. E ora ce ne possiamo andare. Lo so, mi state ringraziando per avervi fatto perdere tempo. Lo so, lo so. Poi notte, placca, alla prossima. Madò quanto sei andato veloce. Ma hai visto? Eh sì, però sei andato molto veloce. Ma ce la fai? Ecco, un mutante unito ad un Wells. Così ho letto. Ah, e basta? E basta. Un mutante unito ad un Wells. Avrà detto qualcosa di interessante, secondo voi? O ho soltanto perso tempo avendoli affrontati tutti? Usiamo una tenda, va. Oddio, è vero, l'avevo spostata qui sopra. Oh, che poi questi cazzo di oggetti che ho ottenuto, no? Questi oggetti rari... aumentano le statistiche, non...
Sì, quasi. Sì, l'ho usato tutto su L. Cioè, ho aumentato in maniera permanente i suoi punti etere. In effetti, potevo utilizzare la tenda dopo. Ah, l'ho salvato da virgolette, sì, l'ho portato al riposo eterno. Allora, io voglio mettere il 3 qui. E invece il 2 lo mettiamo al dock. Olè. Salvare per qua. Allora, amore, sei pronta? Sono pronta. Sono nata pronta. O forse no. Chissà qua cosa vedremo. Cosa scopriremo? Lo so che tu non vedi l'ora. Cosa apprenderemo? Tanti cazzi. Purtroppo. Oh, minchia che casino. Ok, mo scopriamo qualcosa di brutto, credo. No, qui siamo in un altro bellissimo posticino, molto invitante, veda? Non conosco la parola chiave. Sì, in questa fase ci sono un botto di combattimenti. Il problema è che poi non riesci manco a fuggire. Ole. Dico, al primo colpo. Vabbè ragazzi, combattimento, mi pare ovvio. Santo emulatore. Mamma mia, è vero. Su una console fisica mica puoi fare sta roba figa. Non so se Crelia non lo sa riguardo. Oddio. Oddio, ma che è? Manare. Manaureula. Sì, ma tu hai sentito il suono? Sì. Un'areola tipo quella degli angeli. Oh cazzo! Ma ha gli occhi questo? Sembrano occhi. Ha gli occhiettini! No, vabbè, ragazzi, assurdo. Ah, questa è la password. Questa deve essere una password, la combinazione. Che bello. Ma stanno creando un angelo? Ah, pure qua si combatte. Cioè, non ti danno neanche il tempo di poter analizzare con calma. No, no, no. Si combatte pure qua. Vabbè, vabbè. Crede che petrolla. Chi lo sa, non si sa. Però quell'aureola... cioè, ti fa venire il sospetto. Ma qualche cavolo ci sta. C'è altro combattimento. Ma stanno proprio fuori in testa. Olè. Poi c'è un forziere. Armatura oscura. Questo mi fa presagire che ci sarà una boss fight. Non molto. Qua, da come si può intuire? Vabbè, cioè la gente sale qua sopra perché sa che cazzo vede a livello di informazioni. Vabbè, andiamocene. Troppi combattimenti. Il C2 sarà meglio. Diventa praticamente una visual novel. Ma veramente, non è che sto trollando.
cioè, si leggerà a bomba nel secondo CD. Oddio. Ma però non me lo fa interagire. Ah, tu hai apprezzato molto di più di disco 2. Addirittura. Tende la trama, forse. Ma tu sai, Crelian, che io ho visto che ci sono dei fan, no? Che hanno intenzione di ricreare il secondo disco in maniera molto simile a quella del disco 1, nel senso mettere zone di esplorazione, cioè creare proprio dei dungeon nuovi, eccetera eccetera, cioè farlo diventare come il disco 1. Però è molto ambizioso. E infatti i fan hanno pure ricreato tipo il motore grafico. Chissà quando uscirà il progetto. Eh sì, si trova addirittura, sì, dicono che rilasceranno una demo. Una demo, intorno a gennaio-febbraio. E poi chissà quando uscirà il prodotto completo. Ma passeranno anni, secondo me. Io infatti pensavo, per curiosità, di provare almeno la demo. Però, cioè, è vero che hanno tutte le informazioni per poter creare i nuovi luoghi, no? I nuovi dungeon che mancano nel disco 2, cioè proprio a livello di esplorazione completa, no, perché in molte fasi devi solo leggere, però parliamo pur sempre di fan, non... cioè ragazzi, una cosa è il team originale, una cosa di fan, ho i miei dubbi sulla qualità del prodotto finito. O poi magari fanno un lavoro della Madonna. Oh mamma mia, ma c'è no nella guida qualcosa? Questa combinazione da qua. Ah, ok, meno male che ce l'ho, raga, perché col cazzo che andavo, mi dava, cioè, andavo ora a ricordarmi. Sì. Sono qua veramente, non ce ne uscivamo più. Che bella, eh? Ma comunque è giocabile su PC, Vincent. Dovrebbe essere così. Però al massimo si usa l'emulatore, ma non è quello il problema. Io onestamente non ho... Ma io non ho proprio fiducia in quello che vogliono fare. Ma per nulla. Oh, porca miseria. Ma cavolo siamo? Dicevi... Tenda? Allora, specie qualcosa qui. Arexa Dixie. Dovrei però iniziare a equipaggiarmi sta roba, i personaggi. Vado un attimo qui, però non scendo completamente. Ecco un altro oggetto. Al piano di sopra ci sono un paio di stanze importanti per la lore. Allora dovremmo prestare molto molto attenzione. Faccio prima ucciderla così e provare a scappare. S-
Sì, perché al piano inferiore c'erano tre porte che portano tutte quante, tutte e tre qui. E ognuno di esse poi contiene un oggetto. Sì, raga, però posso dire la verità. Veramente i JRPG di una volta avevano veramente troppi combattimenti casuali, eh. Veramente troppi. Io ammetto che non mi dispiace la meccanica dei JRPG odierni, dove addirittura i nemici li puoi vedere e li puoi evitare. Quindi non sei alla vecchia maniera del tuo. No, ma per me va bene, però ho capito. Cioè, alla lunga diventa pesante. Vabbè, questo sì. Ma diventa molto, molto pesante. Ora, vediamo un po' queste stanze importanti per la lore. Ok. Mi sa che non fa interagire. Vedete? Cioè, mo sto cercando di interagire. Combattimenti. Magari, Ruby, magari. Cioè, in questo caso l'avrei utilizzato con estremo piacere. Onda Sonic. Secondo me qui c'è qualcosa di importante? O mi sembra una banalissima stanza con un... chissà che tipo di spirit. Ah, vedete? Ah, ok. Dovrebbe essere una tavola rotonda. Siccome già si stavano scervellando per capire che cazzo era sta roba che stavano vedendo, invece non è nulla di che. Ah. Questo la porta quasi all'estrema, ma sto ricevendo di gente fanno fan su un PC. Stanno mortisi cheat zero battaglie perché veramente. Eh sì! Anche è vero che questa era la meccanica per allungare il gioco, eh? Secondo me. Cioè, nel senso, allungarlo però all'inverosimile. Infatti i JRPG erano lunghissimi. Ti duravano veramente settimane, se non mesi. Anche perché i combattimenti erano molto frequenti. Ma poi qua la situazione è abbastanza d'oro, perché i JRPG dell'epoca 16-8 bit era peggio. Là veramente non solo un combattimento ogni tre passi, ma poi dovevi anche per forza livellare. Ma non di uno o due livelli, dovevi livellare tantissimo per fare i boss. Non ce la facevi col cazzo. Secondo me, senza le battaglie, i giochi di una volta sarebbero durati molto di meno. Sì, è probabile. What? What? Che cazzo? Ma siamo tutti qui, in miniatura. Ok. Sì, Chrono Trigger decisamente. Poi, beh, ragazzi, poi è fighissimo Chrono Trigger perché puoi fare diversi finali. Poi magari lo streamerò pure quello lì. Chi lo sa, chi lo sa. Ologrammi che ci rappresentano. Perché ci sono degli ologrammi che ci rappresentano? Qui a Solaris? Forse ci tengono d'occhio? Fei, numero agnello. Fei, Fang Wong, reazione eterea. Infinita. Allineamento anima infinito. Tutto infinito. Commenti, contatto, sollecitata, eliminazione immediata. Raga, da notare quell'infinito, eh. Infinito, che è? Ok, Ellie, infinito, infinito, possibile antitipo. Ah. Raga, vi ricordate cos'è l'antitipo, no? Nel live precedente.
Concesso benestare per recupero per le necessarie analisi. Quindi è confermato, no? Mm-hmm. La cosa riguardante Ellie, che lei è l'antitipo. Beh, ecco, vedete? Già con il Doc non vediamo una reazione infinita rispetto a Faye e ad Ellie, raga. Commenti nessuno. Vediamo la Loli. Inutilizzabile. Povera Maria. No. Annullare ed eliminare. No, no. Ciucciù, animale primitivo. Vediamo un attimo Esmeralda. Le sue terre. Ah, ok. Nessuno. Colonna di nanomacchine. Analisi delle informazioni completata. Annullare ed eliminare. Creato dalla Chiesa come esperimento genetico. Usato dalla. Vabbè. Le battagliari di Chiesa per misurare il potenziale bellico. Le informazioni sono state trasferite. In programma un adattamento per l'animo. Peccato. Vabbè, ci avete fatto caso, no? Che Rico all'inizio. Cioè, si pensava ad una parte molto importante di trama con lui. Però alla fin fine finisce totalmente nel dimenticatoio. È stato molto bistrattato. Forse il disco 2 avrà più importanza. Oh, chi lo sa. In programma un adattamento per l'anima. Bello leggere Billy Black. Ecco. Numero agneo, vabbè, Bartolomeo Fatima. Dopo il recupero dell'anima Dan è un programma un adattamento dell'anima. Che, ecco, che cosa sarà questo adattamento dell'anima? Questo intanto è un anello rapido S. Però voi vi dovete soffermare su Ellie, dove è stato detto probabile antitipo. E poi che entrambi hanno valori infiniti. Le anime hanno dei nomi. Ok, Ruby è totalmente in silenzio. Se me non sta capendo niente. Allora ragazzi, ma noi siamo ancora qua. Ve l'avevo detto che sta parte è stralunga. Porca miseria. Oddio, non si apre, mo? Ah, subito ce l'ha fatta il Doc. Da questa parte. Perché conosci il codice di disattivazione? Perché? A che serve questo impianto? Sin dalla notte dei tempi questo luogo non è stato creato per essere visto. Questo impianto verte gli esperimenti sulla longevità del ministero e dell'imperatore. Dalla notte dei tempi? Sì. 10.000 anni fa, le creature chiamate uomini nacquero qui. I primi furono l'imperatore e gli anziani del ministero. Come può un essere umano vivere per 10.000 anni? Ora solo l'imperatore è rimasto. Il suo destino è di non morire mai. Comunque, il ministero è differente. Una volta, durante l'invasione dei diavoli, gli anziani del ministero perirono, perdendo i loro corpi. Il ministero che al momento governa Solaris esiste solo come dati nei banchi di memoria e i VTuber. Ognuna delle loro personalità è composta da bit di dati. Stai parlando dei dati nel banco di memoria? Non avendo né carne né anima, sono solo dei numeri binari. Si può dire che essi esistono e non esistono allo stesso tempo. Dopo la caduta, desiderando risuscitare i loro corpi e generarne degno contenitore, trasferirono dalla Terra ad Etemenanki un impianto di ricerca, che una volta era il sistema Soylent. Alla fine, lo stabilimento non fu più utilizzato solo per la vita dell'imperatore e per la risurrezione del ministero, ma ha iniziato a produrre gli alimenti e le droghe con additivi che hanno controllato la gente. Raga, qui il cibo in scatoletta. Il cubo di memoria che Faye e gli altri usavano aveva lo scopo di ottenere dati dai viventi. Raga, il cubo di memoria che Faye e gli altri... Cioè, ragazzi, quelli che abbiamo utilizzato per salvare. Naturalmente, dati trasmessi anche dalla Chiesa come ausilio. Questo significa che noi vivevamo per quegli anziani che compongono il ministero di Gazel. Sì.
stanno prendendo e trasferendo al ministero dati sugli esseri viventi per mezzo dei cubi di memoria affinché essi possano usarli per far resuscitare i loro corpi. Sì. Vuoi dire che anche quei mutanti vengono smontati in quello stabilimento? Essenzialmente desiderano riutilizzare le scorie inutili. È orribile. Come hanno potuto? Aspetta, Faye. Qualcosa non va. Chitan, come puoi sapere tutte queste cose? Appunto. Ah! Neanche il governo o l'esercito le conosce. A pensarci bene, pare che siamo giunti fin qui con uno scopo ben preciso. Ci deve essere una via più veloce per giungere Bart e dagli altri. Inoltre, l'itinerario per giungere a questo blocco non può neppure essere trasferito sulla mappa. Quindi, come facevamo a conoscere le strade che percorrevamo? Doc, ma non te ne sei accorta anche tu? È impossibile. In primo luogo, quel segmento che abbiamo preso per entrare in questo blocco, quel pannello era protetto da un codice di sicurezza di livello P4. Neanche un ufficiale di grado superiore di Solaris può entrare qui. Pensi che lascerebbero un impianto come questo aperto senza alcuna protezione? Ma questo parte era obbligatorio. Sì, sì, obbligatorio. E non vedi che gli altri sono stati catturati, Neko? E tu per aprirla, in realtà tu chi sei? Ehi, un momento, potrebbe essere stata solo fortuna. Vabbè, Fei, vaffanculo. Perché? Questo è un totale coglione. Ah, fortuna, sì, la combinazione. Qualcosa non va. Sei entrato a Solaris mentre era in vigore la legge marziale. Ti sei introdotto nel palazzo e superato una porta di livello P4. E conoscevi anche lo scopo dell'impianto. Com'è possibile? Neanche mio padre sapeva queste cose. E sono sicuro che all'epoca tu fossi a Solaris. Neanche Jesse, che allora si trovava a Solaris, conoscevi i motivi dietro il progetto M. Chitan, perché tu li sai? Conosci più i dettagli di Maria? C'è qualcosa che non va, lo sento. Non ho finito. Non l'avevo notato prima, Chitan. Chi sei tu? Ma... Oh! È saltata la luce! Ma che coincidenza! Ehi, state bene? Ellie? Doc, Chitan? Merda, ci hanno beccati. Ma semmai hanno beccato te ed Ellie. Oddio. Non mi piace. Mi sa che il momento in cui le nostre teste saranno scoppiate iniziano. Oddio, si chiusa la porta dietro di noi. Ellie. Doc, sei qui? Siamo in onda! Chissà che cazzo di lavaggio del cervello gli faranno. Scusate, ci penso io. Dove stai? Eccoti. Puffete. Guarda, ma guarda con attenzione. Cos'è questo? Perché mi state mostrando queste cose? Chi ha fatto tutto questo? Ellie, Doc, dove siete? Sei stato tu a provocare questo spettacolo. Quella voce di colui che ti perseguita. Tu sei il maledetto, l'intoccabile. Oh, diletto figlio di Dio. Figlio di Dio, raga. Che non permette le nostre preghiere di essere esaudite. Soffri, muori, brucia nel fuoco di Dio. Doc? Oh, questi Dio. Tipi... Ma cos'è Eccolo. Questo? Bart? Billy? Che succede? Dove siete tutti? Doc, rispondimi. Ah, figlio di Dio, e poi dice brucia nel fuoco di Dio. Stanno un po' fuori di testa. Allora, uno degli angeli custodi di Solaris si trova qui, Yuga Ikudo. Quindi il Doc è un angelo custode. Quest'uomo è il braccio destro di Kaino. Ricevi gli ordini da colui che è detto l'imperatore celeste. Tu sei entrato nel suo regno e sei stato sotto il suo incessante controllo. L'angelo custode di Solaris, lui mi controllava? Oh sì,
Noi abbiamo guidato Solaris ed abbiamo addirittura scelto gli animi, i quali sono stati trascinati verso di te e ti hanno guidato qui a Solaris. Affinché la nostra risurrezione si compia, abbiamo bisogno degli animi. Essi sono i nostri corpi e sono tutto ciò che possediamo. Sì, questa è l'unica ragione per la quale esistiamo. I corpi di Bart e degli altri vi appartengono? Siamo qui a resuscitare nei corpi dei nostri compagni, raga. Toki, che stanno dicendo questi qui? Perché sei così timoroso? Lo sai perché sei stato tradito da una persona di cui ti fidavi? Non sto parlando con voi, Doc, rispondimi! 3 anni. Per 3 anni io sono stato dalla tua parte. Dovevo stabilire se tu saresti stato o meno il nostro nemico. Vendetta? Sì, il nostro nemico. La tua esistenza è per noi una minaccia. Me lo dite con la musica della chiesa? Era necessario tenerti sotto controllo. Colui che ordinò di tenerti sott'occhio fu Caino. Avevamo già in mente di far maturare gli animi e di ucciderti. Avevamo anche mandato Yuga da te. Tuttavia, ogni tentativo di ucciderti è fallito. Per colpa di quel rifiuto buono a nulla. Ramsus. Tuttavia, adesso noi possediamo gli animi. Yuga ha ben compiuto il suo dovere. È vero, così eri dalla parte di questi tizi. Ecco perché tu e tutti... Perché per tutto questo tempo avete fatto tutto quello che volevate con noi abitanti della superficie. Voi avete già il mondo intero, cos'altro volete? A questo punto dovreste aver capito che abbiamo intenzione di... risuscitare Dio! Ecco. Dio si desterà dal suo lungo sonno. Dopo che l'uomo avrà popolato la terra, a quel punto anche Manon si risveglierà. Il paradiso celeste, il luogo che precipitò sulla terra... Il paradiso. Ah, hai ragione, questa descrizione gli si addice. La nostra arca è nel blocco centrale che Mahanon riposta sigillato. Essa è l'origine della saggezza di Dio, un paradiso del sapere. Utilizzando quel sapere noi risusciteremo Dio, che allora si sarà svegliato. E costruiremo la nostra arca, che ci porti nell'immensità dell'universo. La costruzione della nostra arca per regnare sopra la forza di Dio in questo grande universo, la creazione dell'angelo Malak. E ciò era lo scopo del progetto M. Cosa volete dire? Noi in questo universo siamo degli orfani. Fummo gettati in questo pianeta in solitudine, assieme a Dio. Noi umani non nascemmo su questo pianeta. Molti millenni fa, giungemmo qui da un altro corpo celeste. Quindi ragazzi, questo si collega sempre al filmato introduttivo, no? Quando poi precipitano sul pianeta. Noi siamo esseri provenienti da un pianeta alieno. Ma è assurdo! Cioè è vero, tu hai già veduto le varie regioni di questo mondo. Pensaci, perché non ci sono segni della vita umana prima di 10.000 anni fa? Questo è il volere di Dio. Il risveglio di Dio è destinato sin da prima del tempo della Genesi. Noi diverremo una cosa sola con Dio, conseguendo un nuovo animo, torneremo ancora una volta nei cieli stellati. Questo è il fine della nostra esistenza. Questo è il nostro sommo intento. Perciò non avete in mente di usare il potere di Solaris per dominare il mondo? Ovviamente. Che senso ha avere il controllo di un pianeta insignificante come questo? Dio ci ha dato il diritto di governare sull'universo intero. Azza. Cioè, proprio deliri di onnipotenza. Sì, solo noi, in cui non scorre sangue impuro, abbiamo il diritto di essere perdonati e salvati. Dunque, noi risusciteremo Dio. È passata un'eternità dal momento del nostro esilio dal paradiso. Se il tempo del risveglio di Dio non sarà giunto, dovremo seguire la strada che conduce alla distruzione. Ma da che abbiamo ottenuto gli animi, il tempo della nostra risurrezione è prossimo ed essa seguirà la risurrezione di Dio. E mo appare lui, Crelia. Eccoti. Tra poco questa donna si risveglierà. Ellie. Si risveglierà. Ricordate sempre, raga, antitipo e valori infiniti. Siete un ammasso di numeri. Oddio, guarda cosa le vuole fare.
Dove sono? Ho esaminato i documenti che ti riguardano. Quell'incidente è accaduto a Jugend l'anno scorso. Caso 102, la liberazione dei tuoi poteri latenti, verificatisi grazie alla somministrazione di droghe atta ad amplificare i poteri mentali. In quel momento le tue abilità eteree avevano superato il valore di 400. In quello stesso istante furono gravemente ferite due persone. Ah, magari vi ricordate quel fermento di anime con lei che era sporca di sangue con i cadaveri? Sì. Quindi tre ebbero bisogno di essere riciclate. Dico bene? La prego, si fermi. Tuttavia questi documenti si sbagliano. Non si trattò dei soliti incontrollabili effetti collaterali mentali. Il fatto fu causato dal risveglio dell'altra te stessa. Ah. Zan 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 zan. L'altra me stessa. Dov'è Faye? Dove sono tutti gli altri? Loro saranno utilizzati come offerta per la risurrezione del ministero di Gazen. Subirò lo stesso destino la ragazza, l'organismo artificiale. Da lei ho già ottenuto sufficienti campioni. Ho già raggiunto il quarto stadio del mio piano. Tutto ciò che adesso mi serve è il fattore finale. Perciò i tuoi amici non mi sono più di alcuna utilità. Sono inutili. Ma tu sei diversa. Ho intenzione di mandarli a fare la stessa fine di quelle persone che si trovano in quell'impianto di ricerca. Fare tutto questo per le sue ambizioni egoistiche. Lei sa cosa sta facendo. Persone che giocano con le vite di altre persone. Che cosa terribile e meschina. Cioè, raga, prima... cioè, dungeon su dungeon, combattimento su combattimento e boh, testa su testa. Ecco. Capisco, perciò ho visto l'impianto di ricerca. Al momento gli scienziati solariani stanno lavorando laggiù, in quel posto, sull'ingegneria genetica. Quel centro è solo un nido di imbecilli che hanno appreso il disprezzabile piacere di... giocare con le proprie creazioni organiche. Essi vanno alla ricerca di due cose, la serendipità e la disumanità. Sai cos'è la serendipità, amore? Penso no. No. Ecco. Tutto ciò non fa per me. Io sono specializzato nell'ingegneria molecolare, nanotecnologia. Senti cosa si tratta? Di una nanomacchina. Una macchina molecolare. Questo è un assemblatore. Una varietà particolare di queste nanomacchine. Può distruggere molecole ed atomi e ricostruirli in qualsiasi cosa. Ognuna di queste sfere è equivalente di un atomo. Fino a poco tempo fa eravamo capaci solo di produrre materiali ben più voluminosi di questo. Adesso, grazie a quella ragazza, quella che abbiamo ottenuto dalle rovine della civiltà di Zeboim, siamo in grado di creare dispositivi così minuti e complessi. Cioè, parlando di Esmeralda. E pensare che un simile macchinario fu creato 4.000 anni fa. Che cosa stupefacente. Prima che scoprissimo questa tecnologia, il risultato del nostro lavoro era alquanto grezzo. Fino ad ora, il meglio che potevamo fare era applicare soluzioni di aminoacidi sulla superficie delle zone ferite per ottenere un miglioramento o per inibire alcune capacità speciali. Madonna, raga. Sacco di informazioni. Serendipità significa fare una scoperta casualmente, mentre si cercava un'altra cosa completamente diversa. Capito, amore? Ecco. Sono sicuro che tu, quando eri a Jagen, abbia ricevuto delle lezioni sulla genere. Comunque, grazie, Karen, per l'info. Ciascun tipo di quegli enzimi siti nel DNA è anche una macchina molecolare creata dalla natura. E questo è quanto. Qualora noi tutti siamo davvero la progenie del primissimo vero organismo. Cosa pensi di ottenere usando quella macchina molecolare? Che legame c'è tra me e quella macchina? Sebbene le nanomacchine potevano fino ad ora ricombinare il DNA, non erano in grado di portare alla luce nessuna informazione riguardo degli introni che si trovano nei ricambi della doppia elica. Tuttavia le nuove nanomacchine hanno potuto scoprire facilmente questi dati. Dati che in origine non sarebbero dovuti esistere. E adesso stiamo per osservarne il risultato. Stando alle registrazioni trasmesse, si disegna la forma di una frequenza d'onda simile a quella prevista. Eh sì, l'anello di Ouroboros. E così, non è vero? Le azioni compiute da Miang e da Lacan. Ecco. Miang e Lacan. Questo spiega tutto. Elaim, tu eri la madre. Sì. Ecco come il tuo esone genetico appariva prima che fosse sostituita. Questa è la forma concettualizzata dell'introne che contiene le informazioni che non dovrebbero esistere. Osserva. Questo è l'anello di Ouroboros che contiene le informazioni dell'introne che esistono solo in alcune persone. Ouroboros, se potessimo anatomizzare una tale cosa, non ti interesserebbe sapere che tipo di informazioni ci potrebbe offrire?
Elaim, tu sei bellissima. Ecco, lo sapevo. Quando ti guardo, apprezzo la dimensione artistica della forma umana, la sua complessità. Non riesco a non avvertire la sua importanza. È come se la mia macchina molecolare non fosse degna di te. Ah, palla del pene? No, ragazzi, lo sono abbattuta. Non sei cambiata da allora. Proprio come l'altro Lacan. Io lo sapevo che lui provava qualcosa per Ellie. Tipo l'Ellie del passato, forse. Oddio. Che sta facendo? Ti sei risvegliato? Doc, questo... Non puoi muoverti. Questa macchina ha reciso fisicamente di segnali nervosi. Non importa ciò che ordina la tua mente, non sarai in grado neanche di alzare un dito. Cosa avete intenzione di fare a me? A parte degli altri, dov'è Ellie? Non preoccuparti, essi hanno i loro ruoli. Tu il tuo. Io mi limito ad indagare. Perciò tu dici che la battaglia è stata davvero combattuta. Il ministero ne ha discusso prima. Noi non siamo nati per essere usati da loro. Non siamo arrivati fino a Solaris per questo, dopo tutta la fatica che abbiamo fatto. Io e noi tutti vogliamo solo creare un posto dove poter abitare e a cui appartenere realmente, per questo ideale che combattevamo, ma ora... Farsi dare un posto in cui abitare è assai più facile di crearne uno, con le proprie forze. Non riesci a comprendere neanche un concetto tanto semplice. Ma questa è la verità. Gli ideali puerili impallidiscono quando posti innanzi alla realtà, ma in verità molti sono quelli cui basta ciò per essere felici. Una volta ricevuto un posto dove stare, l'individuo è esente da ogni rischio e da ogni responsabilità, e si possono incolpare gli altri per le proprie sventure e sfortune. Sai perché la gente non sa e non può vivere da sola, ma solo dopo essersi raggruppata sotto una qualche idea più grande, quale una comunità di un paese? La gente ha bisogno di un posto dove andare per essere se stessa, e più il sistema è stabile, più esso è valido. Il ministero dà alle persone un tale posto. Sotto totale sorveglianza, non v'è più un bisogno di sopportare il rischio di mantenere l'individualità dell'individuo. Semplicemente si vive sotto l'illusione di essere un individuo. Ragazzi, che non state capendo un cazzo? Tu c'hai capito? E diciamo che... Leggiolo adesso... Cioè, in live è a velocità, non è proprio un concetto proprio semplice. I fatti sono fatti, dunque limitiamoci ad accettare. Ma più che altro è quello che aveva detto Krellian, che era bello incasinato, con gli atomi, eccetera, eccetera. Sarà più facile per tutti noi. Resistere è inutile. Farlo vuol dire solo rendere tutto più doloroso. Arrivati a questo punto, cosa pensi di poter fare? Non puoi muoverti. Non sei neanche riuscito a proteggere i tuoi amici quando avevano bisogno di te. Quegli stessi amici che hanno combattuto con te. Non sei neanche riuscito a proteggere la persona che è divenuta la cosa più importante della tua vita. Parla di Ellie. L'amore. Basta, ti scongiuro. Non puoi fare nulla. Basta. No, quanto è pezzo di merda il Doc. E ora possiamo prenderci il nostro tempo e parlare. Id. Ha detto Doc. Id. Perché ha detto Id davanti a Faye? E le luci si sono spente. Mi sa che avete capito, no? Oddio, eccolo qui! Sta delirando. Cosa state... Dove? Cosa? Ti sto chiedendo dove? Fa male, la prego, si fermi! Lui dov'è? Sta cercando Faye! E che cazzo? C'è le volute... So che lo sai, portami da lui! A che si riferisce quando dice lui? Sta parlando di Faye? Faye. Faye qui, Faye lì. Faye, in che modo lui è superiore a me? Non l'accetterò, non l'accetterò mai. Ah, sta pure male. Quella droga, uno stabilizzatore mentale.
Per quale motivo lei è così sconvolto? Cos'è che la spinge a soffrire per tutte queste cose? Cosa è successo tra lei e Fei? Dannato Fei, ti mostrerò io. Ah, e se ne va. Se ne va, oh, se ne va, ok. Proprio pazzo. Fei il fail. Se lo so, non ha fatto ridere. Ok. Fei, tiri duro. Oddio! Siamo stati salvati. Ah. Fei, ti sei svegliato. Presto, andiamo. Tu, traditore. Fermati, Fei. Ma che fermati e fermati, Bart? Lui ci ha traditi. Ha tradito noi ed Ellie. Fermati, Fei, ti stai sbagliando. Lasciami. Calmati, Fei. Bart non sta mentendo. È stato Shitan ad aiutarci. Ecco, quando parla Billy tu ascolti, mentre se parlo io... Ascoltami bene. Quel coso lì, il limitatore, si trova innestato nei nostri corpi. Al momento l'unico posto dove possiamo farceli togliere è proprio questo centro di ricerca. Shitan ha ingannato Krellian e quegli altri tipi e ci ha portati qui per farci rimuovere il limitatore. Oh. Cosa? Prima Doc... Ma è vero? Sì. Doc? Questa non è la sola ragione per la quale vi ho portati qui. Chi desidera essere indipendente da Solaris deve sapere come stanno realmente le cose. Sapere chi fa cosa e perché lo fa. Quindi avete capito? Il Doc è... non è più sus. Sono franco. Ricevete un ordine segreto da parte dell'imperatore. Dovevo mettermi in contatto con la persona bramata dal ministero e di inviare loro tutte le informazioni e, se è possibile, di riportare qui il corpo. Questo era il mio compito. Di conseguenza non avevo scelta. Dovevo ingannarti. Ti prego di perdonarmi. Adesso capisco. Inoltre io stesso avevo una faccenda da spiegare in questo stabilimento. È proprio così? Ve ne parlerò dopo che saremo fuggiti da qui. È una cosa che dovete sapere. A proposito, Shitan, il limitatore di Fei l'hai rimosso, no? Cosa? Sì, sì, certo, ovviamente. Bene, allora, usciamo da qui. Aspetta, che è successo ad Ellie? Tu non eri con lei? Ellie è stata portata al laboratorio di ricerca di Krellian. Non ho potuto impedirlo, mi spiace. Perché solo Ellie? Non lo so. Ma c'è una cosa che mi turba. Quando Krellian ha preso Ellie, ho avuto l'occasione di entrare in possesso delle informazioni cellulari di Ellie. Le ho analizzate ed ho scoperto una cosa interessantissima. Scusatemi, volevo dire insolita. In lei non è stato innestato nessun limitatore. Non sarà forse perché Ellie proviene da Solaris? Quando nascono, anche ai cittadini di Solaris esso viene innestato. Ci sono delle eccezioni per alcune persone, come me stesso e Ramsus, i cui limitatori possono essere rimossi in seguito tramite un trattamento simile a quello che ho usato per Bart. Tuttavia c'è bisogno del permesso del ministero per farlo. È per questo che Ellie... Devono esserci altre ragioni oltre a questa. Non ne conosco il motivo, ma Krellian sembra ossessionato dall'analisi dei suoi dati. Secondo me è ingrifatissimo per Ellie. Buon gustaio. Rischiamo di mettere in pericolo le persone che è andata ad aiutare i genitori di Ellie. Shitan, noi andremo al laboratorio privato di Krellian, come pianificato. Ci incontreremo nel posto prestabilito. E Doc, invece? Resta ancora un problema da risolvere. Andrò a distruggere l'ultimo portale. Doc, una spada? Sì, Yui me l'ha data quando stavo per partire. Volevo utilizzarla prima di incontrarla. Collego Solevo. Solevo. Tuttavia per lungo tempo avevo giurato che non l'avrei usata per uccidere. Ma ora non è il momento di pensare alla morale. Non è giusto che io sia l'unico innocente. Sei sempre così imprevedibile, Doc. È la mia natura. Mi spiace, perdonami.
lascia fare a me per quanto riguarda la situazione di Faye e di Ellie. Ora che c'è stato tolto il limitatore, Solaris è spacciata. Oh certo, a proposito giovane, per quanto riguarda gli effetti della rimozione del limitatore, ci vorrà un po' perché i risultati divengano ben visibili. I tuoi limitatori fisici sono stati rimossi in maniera naturale. La parte che ho rimosso io è quella che riguarda la parte psicologica. Cioè io ho rimosso la paura e la venerazione inconscia nei confronti del ministero e dell'imperatore. In poche parole, ora sarei in grado di combattere contro di loro senza dover subire paura o esitazione. Non è che sia diventato di colpo più potente. Dove sono? Mezzanotte e 16. Mezzanotte e 16. Qua mi sa che ci dobbiamo salutare, raga. Ma sa proprio di sì. Sì. Raga, allora teniamo qui la live. Raga, ma la parte mo è molto lunga. Mi sa. Sono troppo controllando una cosa. Raga, potresti pure che ce l'ha. Raga, la live rischia di durare fino a 1:30, 2 di notte, ve lo dico già. Se volete, saremo fino a quell'ora. Cioè, vi ho avvisati, eh. Cioè, non... No, ma più che altro è per gli altri presenti, non... beh, allora... E allora proseguiamo. Ok. Lo so che la mia ragazza è curiosissima. Sì, sì, è vero, sono curiosa. Secondo quanto ha detto Shitan, il laboratorio privato di Krennen dovrebbe essere sotto di noi. Tanto domani è sabato, è vero? C'è chi non lavora di sabato. Ecco Ellie. L'hanno trovata subito. Era sotto di noi. Meno male che sta bene. Ma questo non è il momento di una scena strappalacrime. Presto di qua. Ecco. Oh, un passaggio segreto. Ah. Perché ci hai impiegato così tanto? Mica munizioni illimitate. Sbrigati ad ammazzarli. Mi spiace, devo occuparmi di altre faccende. Che diavolo stai facendo? Sono gli ordini di Sua Maestà. Intendi l'imperatore? Sei sicuro, Yuga? Sì, Sua Maestà comprende la situazione. Dice di lasciar fare a loro. Ecco fatto. Lui dov'è, Yuga? Ah. Ma allora anche tu mi stai tradendo? Lo stanno tradendo tutti! Povero Necrosi di svegliare alle 5 del mattino, madonna! Ma tanto ragazzi, mi preoccupate perché mi sa che sabato e domenica non si fanno live, eh? Quindi... Vabbè, questo è anche un altro motivo perché sto facendo durare di più la live di oggi. Carl, è solo che ci troviamo in delle situazioni diverse. Non avevo intenzione di tradirti, ho solo deciso di unirmi al gruppo di Faye. Hai detto Faye? Anche tu sei dalla sua parte, non ti perdonerò mai! Carl, tu sei un nostro nemico. Ma perché sei così ossessionato da quel ragazzo? Una volta non eri così. Quando ha cambiato gusto. Gusto di gelato, caro Jesse. Stai zitto, devo ammazzarlo con le mie stesse mani. E voi che lavorate con lui, voi siete i miei nemici. I nemici che mi stanno rubando tutto.
Ehi, non andiamocene. Non so cosa è successo, ma ora non ho tempo per occuparmi di lui. Ah, cioè, ora andiamocene. Ma... capisco, vabbè. Arrivederla. Ecco. E lui rimane lì con l'esplosione. È morto così. Voi traditori. No, amore, non è morto. Sarebbe veramente una morte da imbecille. Vabbè, che conoscendo Ramsus, non mi stupirei del contrario. Un imbecille che morirà da imbecille. Bello Ellie che si affretta da muoversi. Oh, è Faye. Faye e Kim è qui. Amore, hai notato una cosa particolare? C'è quella cosa celeste. Non è diverso. Chissà. Ellie, dovresti ringraziare Hammer. È lui che è andato a prendere i tuoi genitori al momento giusto. Dico bene, Hammer? Sì. Grazie, Hammer. Ci piacerebbe ringraziare anche te. Non avrei mai pensato che avrei rivisto ancora mia figlia. Grazie, Hammer. Ascoltate, non abbiamo tempo da perdere. È il fratello preferito di Neku. Per non dare troppo nell'occhio, dovremmo dividerci in due gruppi. Faye, tu hai già fatto tanto, ma vorrei che tu andassi avanti per primo e che portassi con te altre due persone. Vai a sud-ovest di qui e attraverso due ponti di contatto mobile. Lì troverai un hangar che vi condurrà all'esterno. Ci incontreremo alla passerella lì vicino. Se parli ai cubi di Nora Blu, potrai contattare gli altri membri del gruppo. Dunque potrai cambiare il tuo gruppo, decidendo le persone da portare. Capito, amore? Mm-hmm. Sì. Andrò per prima all'hangar e prenderò un mezzo di trasporto. Solaris è in uno stato di confusione totale. Così se vado da solo posso usare la mia influenza. Va bene, la prego di non strafare. Ellie, Medena, ci vediamo dopo. Ok. Allora. Come sempre, il Doc ed Ellie. Faye, adesso siamo tutti sulla stessa barca. Quei coglioni di Solaris, spero che abbiano imparato la lezione. Presto, fuggiamo, sì, giusto. Meglio prepararsi a dovere prima della fuga. Considera l'ultima svendita di Hammer. Va bene, Hammer, fammi vedere i tuoi accessori. Non ti chiamo più Ofrade. Ofrade. Ma aspettavo decisamente qualcosa di meglio. Poi Smeralda mai, ma non la utilizzerò in questo momento. Anche perché con Ellie, con il Doc, ho tutte le tecniche mortali apprese. E quindi mi conviene utilizzare loro. Secondo me non cambiare equip. Questo paese una volta non era così, credo. Beh, forse ero io ad essere troppo giovane. Best girl, perché è più loli? Faye e Kim, andiamo insieme. Lei vuole andare con me. Non sono in forma gigante. Questo vuol dire che per esserlo devo desiderarlo. Ecco. Quindi ciuciù. Ah, usiamo una tenda. In realtà c'è anche un altro motivo del perché sto usando il Doc, eh? Qua ho velocizzato. E direi che possiamo andare, no? Allora, vediamo un po'.
Ciu Fluffy Cat. Amore, guarda il Doc. Cazzo, con la spada. Su. Su. Ora capisci perché mi piace molto come personaggio. Ma è fighissimo con la spada. Sì, ricordo tipo Goemon da Lupin, no? Una sì, katana sarebbe, sì. È una katana. Quella no, con l'Elsa in legno. E fammi velocizzare un po' qua. Ragazzi, qua velocizzo. Che palle. Guarda che figo. Guarda che figo, amore. Guarda. È la Madonna, che è? Raga, ora avete capito perché ho messo il Doc. Cioè, tutte le sue tecniche sono cambiate. Ecco perché ve l'avevo mostrate tutte quante nell'altra live. Perché sapevo che poi avrebbe preso la katana. Vabbè, dai, andiamo. Qua delle munizioni che mi sa che non ci servono manco al cazzo. Va bene così. Tocca rivederle tutte ora, hai capito? Hai capito, Ruffy? Ok, qua pure c'è un punto di salvataggio. Un forziere. Sì, ragazzi, sto usando una mappa qui che sennò... rischiamo di fare veramente troppo tardi. Ah, ma vi faccio vedere anche un'altra tecnica. Sì, dai. Allora. Ho qua sbagliato a premere i comandi. Ora volevo vi far vedere anche le altre tecniche, quelle speciali, no? Proprio quelle finali che sono le più fighe di tutte. Abbiamo avuto occasione, ma va bene così. Qua dovrebbero esserci altre munizioni, un altro per salvaguardo. Comunque al prossimo combattimento faccio un salvataggio veloce, così vi faccio già tutto in un colpo, no? E ecco le tecniche, almeno le altre tre speciali che sono rimaste. Devo andare di qua. Qui. Ora, se non avessi la mappa, raga, qua stavamo veramente un'ora solo qua dentro. Quindi ringraziatemi per questa cosa. Bella domanda. Comunque, questa è una bella domanda, Vincent. Metto che non mi ricordo completamente la combinazione.
Ah, ecco, poi se ci sta questa. Guarda che figo, ma guarda! Che te ne pare, amo? Bellissimo. Poi c'è questo. Guarda che figata ora. Che figata. Cioè, solo per questo. Solo per questo. Il dock diventa molto, molto più figo. Che avete capito l'ultimo pippone di lore? Tu hai capito qualcosa, mo? Cose. Ah, tu dici che hai capito cose. Bello come l'ha detto la mia ragazza. Cose. No, sì, esatto. Cose. Se beh, quasi nessuno ha capito qualcosa. Anche perché no, ma anche perché tutte le informazioni sono state veramente troppo rapide. Cioè, troppe informazioni uno dopo l'altro. Troppe informazioni. Mica è colpa della traduzione sia inglese che quella materiale italiana. Cioè? Cioè, magari in magari la versione giapponese è spiegata meglio rispetto a quella inglese, no? Non so, la butto là. La traduzione complica le cose. Cioè, questo fa capire che la traduzione non è stata fatta bene. Beh, oddio, non è che sia fatta bene. Magari è difficile da tradurre perché è piena di sì, tematiche. Questo molto... è anche vero. Molto complesso, diciamo. Non dico un remake del gioco, magari una serie anime ci sarebbe. E devo ricordare. Ah, ecco, questo forse manca, aspetta. Manca questo, guarda. Guarda che figata. E che è? Un samurai. Minchia. Questa secondo me è piaciuta un botto a Vincent. Ecco. No, dicevo, non dico per forza remake del gioco, però secondo me l'anime ci sarebbe. Magari con l'anime spiegano in maniera decente tutto quanto, diciamo. E pensare che ci sono altri JRPG che hanno dei dungeon decisamente molto, ma molto più ostici, eh. Ecco, raga, ma se noi avessimo per esempio utilizzato ora la mappa, qua veramente non usciamo più. Ok. Sì, mi ricordo di uno che l'ha definita cannarziana addirittura. Sì, mi ricordo, mi ricordo. Allora, sicuramente se uno sapesse il giapponese, però proprio come l'italiano, no? Mm-hmm. Secondo me fare una traduzione direttamente dal giapponese all'italiano sarebbe stato veramente il top. Ma non dico solo questo, secondo me anche una ritraduzione già dal giapponese all'inglese sarebbe servito molto, eh.
Tipo lo stesso tizio che ha tradotto Final Fantasy VII dal giapponese all'italiano, no? No, cioè, lui non ha fatto dal giapponese all'italiano. Ah no? L'ha usata la traduzione dal giapponese all'inglese da parte dei fan. Ah. Capito? Ah sì, ok. Se no qua volevi un po' troppo, mo. Lo so. Sì, perché pure la traduzione inglese ufficiale di Final Fantasy VII, pure quello era fatto male. Sì, quello ufficiale è voglia. Sì, comunque lui crea, Diana, perché io infatti ci ho fatto una live quando tu ancora non mi conoscevi, proprio su questa versione. Che poi l'aveva anche moddato un po' il gioco, per rendere la grafica un po' più godibile. Ok, raga, qua tenetevi pronti, Cioè ci siamo tipo se siamo tutti qua riuniti con un blocco di salvataggio. Ma veramente ne vedremo delle belle. Ok, mo? Penso che ormai ci siamo quasi. È difficile dire addio a Solaris. Questa rimane sempre la mia casa, sempre e comunque. Che bello, raga, che ho usato la mappa. Purtroppo qua uscita. Sì, di poche parole. Eccomi qua, sono arrivato fino in fondo. Frate. Come fermi? Ellie? Chiedo alla signorina Ellie di venire con me. Oddio. Ma c'è una pistola! Il frate! Che stai facendo, Hammer? Non muovetevi, non sto scherzando. Non dire cazzate, ma che ti prende, Hammer? Feci una promessa ad un uomo chiamato Krellian. Se la signorina Ellie torna a casa, lui non mi cambierà. Che figlio di buona murena. Credete, no? Voglio sparare alla signora L. Davvero, lei a me piace moltissimo, ma io non ho altra scelta, perché io sono un buono a nulla. Non sono forte come mio frate, né intelligente come il dottore. Io lo so, tutti pensano a me come un tuttofare rompiscatole che parla troppo. Io lo so. Oh. Io sono diverso da voi, non sono speciale come lo siete voi. Un tipo normale come me non ha scelta, deve fare come sto facendo ora io. Non si muova, ferma! Non mi fermerò, giammai. La mia bambina è in pericolo ed io sono sua madre. Sono nata e cresciuta in una famiglia normale, non sono un soldato come mio marito e mia figlia. Non ho mai toccato una pistola, tantomeno me ne hanno puntata una contro. È per questo che sto tremando, ma non posso fermarmi. Io sono solo una madre normale, e ci sono cose che devo proteggere. Ellie, dai, vieni qui piano piano, non preoccuparti. C'è la mamma a proteggerti, io ti proteggerò sempre e comunque. Va tutto bene, No, si fermi. Va tutto bene, Ellie. No, non venga qui, no! Ecco! Oh, porco! L'ha sparata. Cazzo! Che codardo e pezzo di merda! Prima lo uccide e poi scappa! Che vigliacco. Dite la verità, non ve l'aspettavate, Le stava simpatico, ma vabbè. No, che cazzo è arrivato? Buongiorno. Vuoi tu potere? Quello.
Ma ora non lo dice. Qua dice: lasciate qui la ragazza. Ha imparato qualcosa di nuovo? Non in questo momento. Tenetevi tutti pronti. Oh mio Dio. No, non ho usato la tenda, Cristo a me. E mo? Porca puttana. Ce la dovremmo comunque fare. Va. Ricordate quella accanto a Graf? Sai che forse mi ricordo. Ah, bene che me lo affrontiamo. Ma qua possiamo essere un po' una merda. Attacchiamo prima lei. Quella che ha portato Fae a Nortun assieme al Gear. Mazza, stanno a fa' comunella. Raga! Oh, porca di quella vacca. Ci avete fatto caso che utilizza le stesse tecniche di Fae? Vabbè. Cioè, le usano tutti quanti. Tutti. Ora che fa con sto carnefice? Qua mi aspettavo decisamente di peggio. Devo restarla per forza. No! Quella tecnica! Però la fa più figa, Sì, il problema è proprio Ellie, che è molto, molto, molto debole. Aspetta, mi fa una cosa a sto punto. Esplosione con espansione C, che sta roba, raga, non la uso praticamente mai. Sì, aumentiamo l'attacco e diminuiamo la difesa. Aspettato decisamente molto più danno. Ah, prendi questo, stronzona. No, volevo farle. Meno male che ha resistito. No! Ho parlato troppo presto. Niente. Vabbè, ciao Ellie. Che palle. Ah, che cosa fastidiosa. Ah, ma i danni sono aumentati un bel po'. Chissà, Neko, chissà, magari è così. Ok.
fatta fuori una. Questo è l'ultimo oggetto per restare, porca cotoletta. Può essere un parente di Fae. Chissà. Attacco su, difesa giù. Te lo faccio su di lui. Non so se si possono accumulare, eh. Cioè l'abilità di Doc insieme a quella di Fae. Sono sincero. Bene, allora proviamo. C'era. Ecco, il Doc ci sta salutando. Devo curarlo per forza. Guarda come l'attacco. Ecco. Non gli fanno un cazzo. Più o meno. Danni l'ha fatti, no? Che... ecco. Cioè, capito come... Serve... Tipo quella tecnica in cui... Mamma! Oh! Mamma mia, sconfitto con stile. Ecco. E quanta esperienza. Non so, tipo quell'attacco dei samurai che si colpiscono per colpire l'avversario dietro. Si è migliorato. Ciò nonostante... me ne occuperò io. Voi scappate subito. Voi due amate troppo vostra figlia. No! Pure il padre. E non importa cosa accadrà in futuro, credi in te stessa e continua a vivere. Noi saremmo felici di aiutarti in ogni modo per noi possibile. Questo è il minimo che posso fare per essere perdonata. Ellie, tu sei figlia mia, mia di Medera. Qualunque cosa succeda, perciò... oh, forse ho esagerato. Non avete neanche avuto il tempo di salutarvi. Ma non preoccuparti. Vi farò rincontrare nell'altro mondo. Che pezza di merda. In una serata, mamma, rubi veramente. Oddio, che sta andando in berserk, Ellie. Possiede un grandissimo controllo etereo anche se non è stata risvegliata. Impressionante, tuttavia...
Ecco. Oh, ciuva! Ecco. Oh no. Non è ancora perdere un'altra volta il controllo. Ma sa. Di nuovo. Ecco raga, un gear si sta muovendo da solo nell'hangar. Raga, si da solo. Da sì, da solo. E guarda qua. Avete capito? Già. È diventato il gear rosso. Quindi avevo ragione, forse. Avanti, tu demonio. E questa volta sono sicuro che tu ucciderò. Ma sai che fa un'altra figura di merda. È venuto fin qui solo per farsi uccidere. No, no, è il contrario, Ramsus. Alla fine è apparso. Sì, è chiaro. Nulla a che vedere con le ridicole manifestazioni di potere a cui abbiamo finito ad ora assistito. È Miang. Già, è Miang. E credo che stavolta non se ne andrà così facilmente. Sembra che l'energia mentale di Fei si sia indebolita. Sembra di essere tornati ai vecchi tempi. Che c'è di così divertente? I suoi sentimenti non sono cambiati col passare degli anni. Forse sei tu ad aver cambiato e mischiato i tuoi sentimenti? Non fare la stupida. A proposito, che mi dici di Ramsus? Magari allora ama veramente. Ah no, vabbè. Vuoi che lui te la riporti indietro? Cioè Ellie, no? Troppo tardi. Carson è già andato. Credimi, ti dico che è uno spreco di tempo, ma va bene lo stesso. Probabilmente lui ci ha aiutati a controllarlo. Tuttavia... Cosa? Come si può continuare a combattere senza speranza di vittoria? Non è questo quello che vuoi, anche se sono stato io a far sì che tu la pensi in questo modo. Ma ormai ci siamo quasi. È la sola ed unica vera prova del nostro successo. Prendiamoci buona cura di lui. Quali siano le vere intenzioni di lei, questo non lo so neanch'io. Andiamo, questo posto sarà presto distrutto. Sono d'accordo, dovremmo fare un favore a Carr e salvarlo, non è vero? Dio, sono riuscito a scappare. Ci è salvato nel momento in cui siamo stati scagliati in cielo. Gli altri sono già stati portati dentro l'Yggdrasil. Che è successo a Fei? Anche lui è su l'Yggdrasil? Solaris, il ghiar rosso? Che sta succedendo, Shitan? Cosa è successo a Fei? Calmati, Ellie. Fei sta bene. Allora è già dentro l'Yggdrasil, giusto, Maria? Calmati, Ellie. Ascoltami, Fei sta guidando quel gear. Quel gear è in realtà la vera forma di Weltal, raggiunta dopo una trasformazione. Ah, ecco. Un altro Fei, che si trova dentro di lui, si è risvegliato. Fei e Id sono la stessa persona. Stai scherzando? Non ci credo. È la verità. L'abbiamo visto con i nostri stessi occhi. Sì, noi l'abbiamo visto trasformarsi in Id. Possiamo far rivedere la scena? Sì, guarda, ma guarda, guarda con attenzione! Ecco.
Miang rimane la migliore. Ecco. Vabbè, è una gnoccolona. Tanto qua si sa per trasformare. Pendolo del cazzo. Cioè, in un attimo è arrivato sto cazzo di gear. Ecco. Fei e Id, non essere ridicola. Beh, l'altro filmatino. Ecco, addio Solaris. Ecco. Presto al riparo. L'energia che Solaris sta emanando precipitando dall'atmosfera equivale a quella di una bomba atomica. È la Madonna. Ah, immaginate per tutte quelle persone innocenti che sono morte. Ma stiamo prendendo in pieno? Yggdrasil, dai bello, muoviti. Che fungone. Vabbè, si sono salvati. Ce l'abbiamo fatta in qualche modo. Ma che diavolo? No, sto prendendo il gear rosso! Vabbè, che cazzo. Non ci credo. Ma che cazzo vuole? Ci ha visti. Oddio, Ellie che... Forse vuole farlo ragionare? Che dobbiamo fare ora? Cosa? Mi stai chiedendo cosa fare? C'è qualcuno sul ponte, ma Ellie? Cioè, è andata solo lei? Che vuole fare? No, io lo farò, perciò ti prego, permettimi di farlo. È troppo pericoloso. Lo so, ma è proprio come quando Faye rischiò la vita per salvarmi. Ora tocca a me salvare Faye, purché questo serva a qualcosa. Non mi importa cosa mi succederà. Bello, ma non è che dice detto flag attivate per Ellie. Ma sarà davvero così? Ah, bella poi la musica. Molto bella sta parte, eh? Sta parte è bellissima. Fei. Hey, tu sei venuta a morire, eh? Sì. Se questo è quello che ti soddisfa, allora uccidimi, ora. Brava. Oh! Ciao. Comunque ciao, Manaka. Uè, Manaka. Lasciami. Fei, io non lascerò la presa. Fei, ti prego, torna il vero Fei. Vista che freid. Ecco. Questa donna lo sapeva. Oh, è ritornato. Ah no, sono tutti e due insieme. Si sta svegliando. Finito. Fine. L'approccio tornente con le buone a schiaffoni.
E a te come ti tratto, con le buone, amore? Sì? Sì. Non volevo dire nulla prima di esserne completamente sicura. Ero in missione segreta per ordine dell'imperatore Caino. E questa missione consisteva nel controllare Fae. Caino mi aveva ordinato di stabilire se Fae potesse essere o meno una minaccia per il mondo. Il contatto. È così che l'imperatore chiama Fae. Il contatto. Ora vediamo una serie di dipinti. Questa è la tua deduzione? Sì, vostra maestà. Questa è la risposta per la quale opto. Penenerbe. Pensi di poterlo fare? Sì, l'umanità ne ha la capacità. Lo Stato Maggiore non serve più. Il contatto non è il nostro nemico? Sì, come dite, vostra maestà, se Fei è... Allora lascio fare a te. Ah, dice che va a spiare il suo peccato agendo così. Anenerbe, il tanto atteso uomo di Dio, colui che condurrà i nati in questo mondo verso nuovi orizzonti. Uomo di Dio. Questo è il destino del contatto, è così che l'imperatore chiamava Fei. Quindi Fei è l'uomo di Dio. Ma chi diamine è allora? Lui è Fei, ma è anche colui che ha distrutto Elul, causato serie ferite a Karr, sprofondato l'Yggdrasil, ucciso i subordinati di Rico a Kislev. Devo continuare, lui è Id. Cosa stai dicendo, Id? Che vuoi dire? Lui, cioè Fei, soffre di disordine dissociativo dell'identità. Psicologia anche qua. Sì, anche conosciuto come personalità multiple. Jesse non ha capito nulla. Alla fine Red Room non c'entra proprio nulla. È un disordine mentale per il quale una persona ha personalità multiple. Non può essere vero. Oh, ma è la verità. Fene è la prova vivente. Fae ha dentro di sé una personalità distruttiva chiamata Id. All'inizio era stabile. La sua dissociazione non si è presentata affatto mentre ha vissuto in Lahan per quei 3 anni. Ma dopo che Lahan fu attaccata, le cose cambiarono. Poco a poco il numero dei casi di dissociazione e la loro durata sono aumentati. Fino a Solaris, dove si è verificata una manifestazione completa di Id. Cosa l'ha causata? Stava bene quando si trovava a Lahan, vero? La mia ipotesi è che... L'apparizione di Graf influenzi Fae in qualche modo. Probabilmente sapete che Fae lavorò con Graf come l'assassino Id. Lavorò con Graf come l'assassino Id prima di essere portato a vivere in Lahan. Fu allora che Elul, il paese natale di Dominia, venne annientato. Graf stava provocando intenzionalmente l'apparizione di Id all'interno per scegliere una parola più appropriata di Fae. Per quale scopo? Distruggere Dio. Questo è ciò che Graf ha detto. È tutto ciò che so. Anche se potrebbe esserci dell'altro, ma una cosa è certa. Graf stava incoraggiando la manifestazione di Id, ma non aveva molto controllo su di lui. In altre parole, era una cosa troppo grossa da gestire per lui? Sì. Hai detto, è tutto ciò che so, anche se potrebbe esserci dell'altro. Che cosa intendevi dire? È la cosa che intendo spiegare ora. In realtà è la cosa più importante. Mamma, raga, qua si stanno gli spiegoni, eh. Ecco perché vi ho detto che sarebbe durato un botto. Non puoi fare nulla. Si è svelta a capire, proprio come mi aspettavo, Shitan. O piuttosto, Doc. Ecco, è ritornato a sbando di Crystal. Era molto che desideravo incontrarti, Id. Volevo parlare con te. E credo che ora mi sia possibile solo grazie a questa macchina che recide le connessioni nervose. Comunque, al momento, cosa sta facendo, Fae? Fae, di quale Fae stai parlando? Ce n'è più d'uno? Id? Quello che chiami Fae sta dormendo. Bello quando ha detto ce n'è più d'uno? Quindi non ci sta solo Fae in questo corpo, ce ne stanno anche altri? Che è split. È splittato nel cervello. Il film che si chiama così. Quando io sono... D'amore. Quando io sono sveglio lui dorme. È per questo che non si ricorda di ciò che io faccio.
E perché lui non sa ciò che fai? Ma è ovvio, lui è il mio subordinato. Non può scrutare nei miei ricordi. In effetti non dovrebbe neanche esistere. Quell'uomo ha creato la sua personalità usando la forza. Fei abita nella stanza della codardia. Quell'uomo? Di che parli? Nostro padre, Khan, ha sigillato la mia personalità nella parte più profonda della mia coscienza. A causa di inspiegabile motivo, fa allora che l'attuale Fei nacque. Quando hai detto codardia, cosa intendevi dire? Perché mi fai domande su di lui? Pensi di poter fare qualcosa? È insolito poter parlare ad un vero schizofrenico. Ne è estremamente affascinato. Con degli amici come te, dottore, tu mi piaci, Shitan, ma lui, quel Fei, è insignificante. Dopotutto è soltanto un fallito, un codardo come lui non merita di essere l'esistenza di Fei. Tra virgolette. Lui è un patetico bambino che è sempre fuggito dalla realtà. Non ha mai mosso un dito contro di me quando lo controllo. Un codardo che si rifiuta di vivere. Dovrebbe essere distrutto, eppure lui continua ad esistere. Perché non scompare la fa finita? Merda. Mi viene la pelle d'oca al solo pensiero di condividere con lui lo stesso corpo. Uè, sera, Nava, sera. Uè, sera. Sera, sera. Cambiamo argomento. Mi piacerebbe sapere come e perché le vostre personalità sono state divise. Erano per... Ah, chissà che questo nome ha letto, malacca. Per avere entrambe le personalità perv. Dal momento che sei tu a detenere il controllo, darebbe scontato che sei tutto. Di norma le personalità non si dividono come è successo con voi. Salvo che non ci sia stato nel passato un trauma. Vuoi che io parli dei miei ricordi? Non fraintendere. Salve, raga, grazie per il raid, eh. Beh, anche grazie. Raga, sto giocando un gioco stra di nicchia del 1996, in JRPG veramente dell'era PlayStation 1. Stessa età mia. Che poi, per chi ama Evangelion, amerà pure questo, perché ci sono comunque alcune somiglianze, no? Non molto piccole, però... Cioè, c'è quello stile. Non ti ho dato il permesso di farmi delle domande, anche se sono bloccato da questa macchina. Non tentare troppo la tua buona sorte. Comunque, rinnovo il mio ringraziamento per il raid. Se davvero lo volessi, potrei spaccare questa macchina ed ammazzarti. Non dimenticarlo. E allora perché non lo fai? Perché non lo fai? Perché forse non lo puoi fare? Te lo devo dire io il perché? Tu non hai un controllo totale su Fedico, bene? Il tuo controllo su di lui è incompleto. Rompere quelle catene richiederebbe un'enorme quantità di energia mentale. E dopo aver consumato la tua energia, Fei tornerebbe di nuovo. In poche parole, dovresti tornartene dietro le quinte. Ed è anche ovvio che non si potrebbe sapere i giorni in cui potresti tornare. Dunque tu non lo farai. O sbaglio, forse? Tu mi conosci troppo bene e non ho un controllo completo. Cosa c'è, Shade? Mi hai forzato a comparire. Lui si sta svegliando, in circostanze normali. Sarei stato in grado di trattenerlo, ma ora non posso. E questo per colpa di quella donna. La sua esistenza rende Fei resistente. Parli di Ellie? Quella donna è lo stesso. Tutti, devo uccidere tutti. Non capisco, non ti capisco, Id. Non c'è bisogno che tu capisca, ma quando arriverà il momento delle risposte, prendile per come saranno, realtà e morte. Alla fine te la farò pagare. Ci vediamo. Ah, che carino, che bel saluto. La sbando di Crystal. Si vede che a Crystal piacciono gli stronzi, eh? La parte emotiva dell'attuale persona di Fei fu sigillata da suo padre. Per mezzo di un metodo che non conosco. Ed adesso che le basi della personalità di Id possono esprimersi liberamente, comunque parlando in termini informatici, è come costruire una falsa personalità sopra la parte compatibile del sistema operativo. Questo è il motivo per il quale Fei non ricorda nulla del suo passato. Questi più o meno 10 anni di ricordi sono sotto il controllo di Id. Finché Id non cede di sua spontanea volontà questi ricordi, non c'è modo per Fei di conoscerli, dato che lui neanche esisteva prima del momento in cui la persona di Id fu sigillata. L'attuale Fei non è altro che una personalità sottosviluppata che è stata costruita sopra i 3 anni di vita all'anno, grazie allo studio e all'acquisizione delle reazioni delle altre persone. Quindi Fei non sa come dover far fronte a delle situazioni improvvise o correlate ai sentimenti. Ellie, tu sei stata quella ad aver passato più tempo con Fei, dunque darei per scontato che tu lo sappia.
non c'erano delle volte in cui era psicologicamente instabile? Per esempio, ha manifestato delle tendenze maniaco-depressive? Seguite da improvvisi accessi d'ira? Ecco perché il fake conosciamo sembra un pazzo. Ha in pratica 3 anni di vita ed esperienza accumulate. Quindi è come se avesse 3 anni. Minchia. Ruby poi si chiede: e chi minchia è il fake di 500 e 4000 anni fa? Boh. Allora la sua attuale personalità è soltanto temporanea? Non è quello che sto dicendo. L'attuale fake è una singola personalità. È solo che, per quanto riguarda la struttura, la sua personalità è stata costruita sopra quella di It. E dunque ciò colloca Faye in una posizione inferiore nella gerarchia delle personalità. Madonna, raga, che cazzo di casino! È per questo che, quando It è sveglio, Faye non ricorda nulla di quello che accade allora. Questo vuol dire che, alla fine, It potrebbe sopraffarlo? Sì, e ciò sarebbe... se ci fossero solo Id e Faye. Ma questo sembra non essere il caso. Id si manifesta soltanto quando l'energia ambientale di Faye viene indebolita. È di per sé un mistero che la personalità di Faye, che è di livello inferiore, riesca a controllare la personalità di Id, che è di livello superiore. È dunque evidente che esiste una terza personalità. Id chiama questa esistenza il codardo. Secondo le mie osservazioni, questo codardo potrebbe essere la personalità fondamentale di Faye. In altre parole, la comparsa di Id non è controllata da Faye, ma è controllata dalla terza personalità, conosciuta come il codardo. Raga, ancora più casino. E allora che cosa vuol dire? Id detesta questo codardo, ma allo stesso tempo ovviamente lo teme. Da un certo punto di vista, questo codardo è l'unico che aiuta il Faye attuale ad essere padrone del suo corpo. Non so perché questa terza personalità, cioè scusatemi, la personalità fondamentale di Faye non si mostri ai nostri occhi. Se costui si risveglierà, diverrà uno con It. In altre parole, c'è la possibilità che si possa ristabilire del tutto la personalità originaria. Ne sei certo? È molto probabile, ma io non so come risvegliarlo. Prima che ne avessi l'opportunità, Id è scomparso e da allora non è più ricomparso. Sostanzialmente, finché a Faye non accade nulla che minacci il suo essere, Faye può essere se stesso. Ma la vita che conduce ora non gli permette questa opportunità. Sarebbe meglio per lui vivere in un posto pacifico. La trama mi piace sempre di più. Me l'ho detto, Crystal, se... cioè, mi ha stupito. Cioè, c'è un motivo se sono chiesto è considerato uno dei migliori JRPG. Quello è l'Akan. No, l'oscuro. Il secondo avvento di Graf. Dobbiamo imprigionarlo e sigillarlo, altrimenti non sappiamo quello che potrebbe accadere. Smettila immediatamente. Vogliamo almeno aspettare il ritorno di Wiseman prima di prendere una qualsiasi decisione. Parlava comunque di Faye, no? Di sigillarlo e bla bla. Anche se è un abile tattico, perché ponete così grande fiducia in lui? Ho taciuto sin dalla morte di Khan per tutto questo tempo, perché era stato direttamente reclutato dalla regina. Tuttavia, ora vi chiedo perché volete usare una simile persona i cui principi difettano di qualsiasi comprensione del sacrificio? Beh, ecco, dobbiamo guardare in faccia la realtà, l'esistenza di quel potere. E aspetta, cos'è il secondo avvento di Graf? Il giorno della caduta fu causato da Graf. Graf manipolò i diavoli per distruggere questo mondo. E il potere di Id è troppo simile a quello di Graf. Non possiamo permettere che sia lasciato libero. Dobbiamo immediatamente congelarlo nella carbonite. Come è successo a Han Solo, no? A Star Wars. Altrimenti aspettatevi il peggio in qualsiasi momento. No, ma il Faye adesso non è il vero Faye? Bella bomba. Se è così, allora perché? È comunque troppo pericoloso, pensaci. Con le proprie mani ha annientato la capitale di Solaris. Non possiamo lasciarlo libero. Non solo per quello, nel passato non si contano le città che sono state distrutte dal potere di Id. Non conosco le loro intenzioni, ma Graf e Krellian erano sempre coinvolti in qualche modo. Ed uno di questi incidenti fu Elul, la patria di Dominia. La soppressione della rivolta nella città di Elul fu fatta per mezzo di Id. Perché? Per testarne le capacità, il risultato fu non solo la caduta di Elul, ma anche l'eliminazione di tutte le unità di Solaris lì presenti. E colpa sua se Lig e i nostri... E così era lui che uccideva i miei subordinati nelle fogne.
Che cosa avete tutti? Non dovreste essere i suoi amici? Sembra che tutti siano d'accordo. I rischi sono troppo elevati. Vedete, ragazzi, quindi nelle foghe non è stato quello là che abbiamo ucciso col campanellino. Era Id. Immaginavo. Cita, no, è terribile. È deciso allora, sarà congelato nel carbonio domani. Pay? Bella. Congelato nel carbonio domani. Doc mi ha detto tutto, Id. Chi avrebbe mai pensato che dentro di me si trova un altro me? Bel tramo ora che ha beccato Faye. Ma tu sei lo stesso Faye che ho sempre conosciuto. Sei ritornato ad essere te stesso. Ti prego, non fartene un'ossessione. Dicono che io sia il secondo avvento di Graf, colui che ha distrutto tutto questo mondo. Pare che Graf una volta fosse un abitante della superficie chiamato Lacan. Non sanno quello che stanno dicendo. Sono solo confusi dai tuoi poteri. Graf mi ha chiamato colui che distruggerà Dio. In un certo senso ora posso capire cosa volesse dire. Capita, mo? Ora ha capito perché cambiava il colore. Anche se il mio potere, o meglio il potere di Id, non è ancora abbastanza forte. Se questo potere ha la stessa natura di quello di Graf, io... Scappiamo. Se Id appare per colpa della guerra o di Graf, andiamo in un posto dove non c'è la guerra. Se tu lo facessi, saresti... Va tutto bene, anche io non ho un posto a cui tornare. Amo, l'amour. Ti ringrazio, Ellie, non ho niente da fare. Anche se abbandonassi il campo di battaglia, non siamo certi che Id non apparirà mai più. Inoltre, io ho cercato di ucciderti. E tu vuoi fare lo stesso quello che mi dici? Ma mi avresti potuto uccidere, se tu l'avessi davvero voluto, no? Il potere dell'altro te, di Id, non è nulla di simile, ma ugualmente non sei andato fino in fondo. Sapevi quando doverti fermare. E non è forse successo perché la tua volontà era presente? Ah, là non ci stava la guerra, mi è stato distrutto comunque. Mio Dio. Anche se tu dovessi essere controllato da Id e tutti quelli che ti circondano diventassero tuoi nemici, io resterei comunque al tuo fianco. Perché? Perché so quanto è triste essere soli. Vabbè, di che lo ami, non mi rompere le palle. Devi essere triste qui, tutto da solo. Ma è Sofia. Adesso apro la cella. Andiamo, Faye. Abbiamo capito qualcosa finalmente. Sì, Crystal. Sì. Una delle poche cose, però, Sembrava che fosse tempo per voi due di arrivare. E inutile cercare di fermarmi, anche se sei tu, se mi ostacolerai, non avrò altra scelta se non quella di... Non è adatta ad una signora parlare in quel modo. Sono venuto qui solo per salutarvi. Ho rifornito di carburante Wertal. Potete partire in qualsiasi momento. Troppo disponibile, ma Ellie, non puoi usare il tuo gear mentre è in riparazione. Cosa, ma allora... Sei quell'Omnigear. E se tu lo prendessi in prestito? Assolutamente no. Non possiamo prendere una proprietà di Shevat senza permesso. Ellie, tu sei l'unica persona adatta per quel gear. Nessun altro può guidarlo. Non lo piloterò mai. Ellie, cosa c'è? Sono così spaventata, per questo non voglio guidarlo mai. È un bel problema. Cioè, avete capito, ragazzi? C'è un altro Omnigear che lo avrà Ellie. E se venissi con voi? Oh no. Tutti quanti. Vabbè. Tutta... Che grande amicizia. Si stanno scusando tutti. Grazie, amici miei. So che non vi è gradito andarvene ora, ma noi dovremmo andarcene prima dell'alba. Ho lavorato un po' sul radar, perciò dovrebbe funzionare bene. Ci hanno lasciati. Pei, dove? Potevano portarsi anche lei. Sono andati molto lontano. Io vado.
Ah, ok, Sperardo, va bene. Vai da mamma e papà. Anche se quella la diceva vecchia. Caino, elaborare un ridicolo accordo con Hyuga. Lui ha sicuramente le sue carenze, comparato con le nostre esistenze digitalizzate, che ci permette di utilizzare un livello più alto di ragione logica. Egli è limitato dalla sua forma umana. Malgrado tutto, con una sola macchina ha annientato Etemenanki. I suoi poteri non devono essere sottovalutati. Siamo già a corto di tempo. La chiave. Usa la chiave. Anche voi iniziate a sentirvi oppressi? Bella, Xenogears Ruby. Ken, qual è la situazione di Caino? La solita cura per estendere la vita. Ce la farà per un altro po'. Ciò significa che noi potremmo non farcela in tempo? Non saprei. Avete parlato di usare la chiave. Siete sicuri che possa essere eliminato? Chissà cosa sarà. Cosa sarà questa chiave? Ciao, Neku, notte. Buonanotte. Massimo recupera la restante live domani. Notte, buon lavoro. A te. Tu sai chi lui è. Se è il contatto, c'è una possibilità che non possa trasmigrare. È un organismo composto da molteplici generazioni. Questo magari si collega a quel fade di 500 e 4000 anni fa. È una questione di probabilità. Ma questo non significa che dobbiamo semplicemente rimanere inattivi. Sì, di questo passo siamo destinati a compiere lo stesso errore. Ma non possiamo fallire una seconda volta. Beh, non preoccupatevi. Ho mandato Ramsus a prendersi cura di lui. Ah, cioè a fare un'altra figura di merda. Ma cosa può fare un fallimento come lui? Non è neanche riuscito a difendere Etemenanki. Cosa puoi aspettarti da un rifiuto come lui? Anche se possiede il contenitore dell'anima? Il contenitore? Il contenitore è quello che abbiamo recuperato prima. È stato allineato con il suo gear, raga, contenitore dell'anima. Adesso non dovrebbero esserci problemi. Dovrebbe essere in grado di utilizzare tutto il suo potere. Puoi occupartene personalmente? Anche se trasmigrato, una volta non era uno di voi, non ti capisco. Mi sono liberato di tutte le sensazioni provenienti dai sentimenti umani. Tutto ciò che mi serve è lei. Di nuovo. Ellie. Ma non è anche questa un'emozione, perché Crenella si vuole bombarelli. Certamente. Hai commesso un errore marchiano. Siete fastidiosi. Volete forse cessare la vostra esistenza? Bene, ti lasceremo fare come vuoi. Oh no! È la Im, no. Sì. Questo è il tuo compito, voglio che tu me la porti qui. Lei è una donna molto importante per me. Non sia ridicolo, per quale motivo la devo ascoltare? Se hai bisogno di lei, vado a prendersela da solo. Probabilmente hai ragione, ma riesci a dire lo stesso dopo aver visto questo? Questo è... Il tuo gear è stato allineato con il contenitore dell'anima. Ed ecco l'Omni-Gear. Al momento lei si trova con Fei. Che cosa? Perdere sempre contro Fei. Io credo che... No, è fissato. No, lo diceva Crelian. So. Volevo dire che Crelian ha più potere dei ministri. Io credo che sia a causa della differenza tra la potenza espressa dei Gear. Penso che sarei in grado di utilizzare al massimo le sue capacità. Allora, che ne dici? Tuttavia, se fallisci anche con questo Gear, sei davvero un rifiuto. Ramsus, cosa hai deciso? Car, allora vai, dice Miang. Sì, devo sbarazzarmi di lui con le mie stesse mani. Stai attento, io credo in te, non importa cosa dicono gli altri. Ma per me sta Miang... è molto sus. Ma lo prenda per il culo, dai. Fei, che nome disgustoso. Io ho lavorato duramente per arrivare dove sono ora. Ma lui ha rovinato tutto ancora una volta. Quel segnale è lui. Io non sono un rifiuto, non sono inutile. Guarda il suo nuovo Gear, amor, guardalo. Oddio. Ma che razza di Gear è quello? Un Omni-Gear. E da quanto vedo sugli indicatori del nostro gear, è chiaramente diverso da quello che usa Bart o da quello che c'è a Shevat. Pensi che sia il gear perfetto? Ricordi cosa ha detto Shitan? Ha detto che gli Omni-Gear sono controllati dalle onde mentali. La potenza e il potenziale cambiano a seconda del tasso di sincronia. Raga, Evangelion. Ecco.
ed il numero qui indica una sincronia totale. Oddio, guardalo! No. Lento, troppo lento. Che spettacolo patetico. Sapevo che eravate qui. Consegnami il tenente Lahim, Faye. E perché dovrei consegnarti Ellie? Ah, ho capito, è un'idea di Krelian, non è vero? Non lo farò mai, non puoi pretendere che io lo faccia. Posso prenderla con la forza se così desideri. E in questo caso sia ben chiara una cosa: non potrei mai più tenerla nelle tue braccia, mai più. Si combatte? Ti proteggerò io. Che parole impressionanti. Fai intenzione di portarti via tutto. Tutto. Anche la figa. Ma proprio fissato. Questo è l'ultimo avvertimento che ti do, Faye. Consegnami subito il tenente Elahim. Mi rifiuto. Ne sei sicuro? Poi sarà troppo tardi per cambiare idea. Ah, bene, una battaglia in volo. Smetti di darti tante aree. Bene, allora, dovrò dimostrarti se mi sto vantando o meno. Così sia, non mi tratterrò. Non ti risparmierò nulla. Peccato che poi si mette in posa come se stesse toccando terra. Avanti, che debolezza. Che cosa c'è, Faye? Al cospetto del mio vendetta... No, che dico? Di fronte alla mia vendetta. Mia vendetta. Vi per vendetta. E tu, Huerta, non è che un infante. Ma che ore sono, per curiosità, ragazzi? L'una e 27. Madonna. Incredibile. Che differenza incommensurabile di potere. Miang, mi stai guardando? Di questo passo e con questo potere posso sconfiggerlo. Ramus, ascoltami, mi arrendo, perciò smetti subito di attaccarci. Cosa stai dicendo? Se lo farai... È me che vuole. Non posso metterti in pericolo a causa mia. No! No! Basta attaccarci, Ramus, è me che vuoi, prendimi e basta. Vincere, posso vincere, non sono io l'inutile. Niente... Sì, non lo ascoltano più. Si è perso nel potere travolgente del suo stesso Gear. Faye, faremo meglio a fuggire. E la tua fine, Faye Fong Wong. Nome e cognome. Oh no! Non sono io l'inutile. Ho ucciso anche il tenente. Dannazione, ho trascurato i miei ordini. Vabbè, al diavolo gli ordini di Krelian. È proprio un coglione. Il bello è che mi sa che sono precipitati, L'emorragia non si ferma. Oddio, ma chi ce l'ha questa emorragia? Oddio, Ellie! Ha un'emorragia, sta per morire. Ellie, tieni duro. Ti salverò, te lo prometto. Ma è lo stesso posto dove si sono incontrati. Che incredibile coincidenza. Oddio, guarda che ci sto. Raga, credo che sia giunto il momento di salutarci qui. Sul momento più bastardo che potessi scegliere. Ecco. Boh, chissà cosa succederà. No, abbiamo visto Graf lì. Ellie ha un'emorragia. Sta per morire. Quindi, non so se mi spiego, raga. Ah, mamma mia, quanto testo che c'è stato verso la fine di questa live, veramente un botto.
fatto un botto di testo, ma veramente tanto. Sì. Però tenete conto di una cosa, che con il secondo CD ci sarà tanto, tanto, tanto da leggere. Intanto siamo quasi a 50 ore.